In diretta dal circuito di Zandvoort, Olanda, amici di Formula Italian Team, è con immenso calore che vi do il benvenuto per questo quinto round della Pro League, il campionato al 100% che si svolge al martedì. Io intanto vado a presentare i miei colleghi di questa sera che mi delizieranno, mi accompagneranno in questa telecronaca. È tornato il bellissimo, raggiante Lorenzo Tamorri, H. Lopensky 88. Ciao Lore. Buonasera a tutti e grazie della solita presentazione. Ormai non ne manca più una. E poi nella cabina nella stanza dei bottoni, il buon Andrea Badolato come direttore gara. Ciao Andre. Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Scusate il ritardo alla Valentino Rossi nel 2008. È colpa di Andrea. Attenzione, perché Andrea siamo in due questa sera, quindi specifichiamo. È colpa di Andre. Comunque, dopo 35 anni la Formula 1 ritorna in quella di Zandvoort, un circuito che è stato profondamente rinnovato con l'inserimento di alcune paraboliche. Infatti dicevamo ieri che è un tracciato molto tortuoso di 4920 metri per 14 curve. E appunto sono state apportate queste paraboliche che hanno causato non pochi problemi alla Pirelli per studiare appunto la conformazione delle gomme e tentare di dare ai piloti delle mescole che sono studiate apposta per il Gran Premio d'Olanda. Lore, io e te l'abbiamo tra virgolette provato questo circuito, ma sempre al 50%, quindi dimmi cosa ne pensi di questo nuovo tracciato e cosa ti aspetti da questa Pro League. Allora, il tracciato è una pista che ha un suo perché. Io l'ho definito un frullatore, è una sorta di Monaco con i muretti un pochino più lontani. Non hai mai la possibilità di rilassarti durante il giro perché sei sempre praticamente in curva. E veramente una pista che dopo un po' di giri devi andare a riferimenti a naso, comincia a girare in maniera automatica e diventa pericoloso perché l'errore è veramente dietro l'angolo qua. Per quanto riguarda la Pro League invece abbiamo visto un campionato sempre divertente, sempre competitivo e al netto dei vari problemi che ogni volta riscontriamo speriamo di riuscire a divertirci senza troppi problemi stasera, anche se abbiamo già visto la caduta di Advance Apple, che quindi verrà ricreata la lobby a fine qualifica, quindi ancora una volta si andranno a dilungare i tempi. Ebbene, vi ricordiamo che lo scorso GP era stato annullato per problemi al server di PlayStation Network e quindi io vi ricordo che il Gran Premio di Cina della Pro League sarà disputato il 17 novembre, quindi sarà recuperato, si correrà solo la gara, le qualifiche si manterranno quelle che sono state fatte praticamente martedì scorso. Vi ricordiamo anche che sul nostro sito www.formulaitalianteam.com alla sezione live timing potete vedere appunto le statistiche in diretta dei piloti che stanno correndo questo Gran Premio, con i passi gara, i tempi, i settori, le rotture delle ali, delle gomme, la bucatura di una gomma. C'è tanta carne al fuoco che rende anche il vedere un Gran Premio gli dà quel quid in più, ecco. Quindi basta registrarsi proprio sul nostro sito e andare alla voce live timing. Io saluto tutti quanti dalla chat. Intanto, quando mancano 7 minuti e 33 secondi per questa qualifica che vede Cartista con la Racing Point in questo momento in pole provvisoria in 1.8.9, quindi scende sotto al muro dell'1.9 la Racing Point di Cartista, con un secondo posto diciamo condiviso, se vogliamo dire, perché in 1.9.0.31 c'è Miche Mai, poco più staccato Z Pro Mauro in 1.9.0.84 e Drago Lievitato in 1.9.0.99. Per adesso Just Loller, che è il leader della classifica della Pro League, non ha ancora segnato un tempo cronometrato, quindi ci aspettiamo ancora il pilota della Williams. Poi andiamo a vedere poi Mauro Gold, Advance Apple, che appunto vi ricordiamo sarà rifatta la stanza alla fine delle qualifiche proprio per il crash del pilota della Ferrari. Lore, Cartista in questo momento
pole position provvisoria, non ci aveva fatto vedere qual era il suo reale potenziale, pilota che ricordiamo che l'anno scorso ha corso metà anno in Master, quindi pilota di tutto rispetto, e questa sera invece ci fa vedere che è in uno stato di grazia, tra virgolette, magari gli piace il tracciato. Sì, diciamo che poi questa, essendo una pista anche molto impegnativa, sì, spesso e volentieri i piloti magari non spingono al massimo nei primi giri, nei primi tentativi, anche perché la pista si deve gommare, quindi sicuramente è importante mettere un primo crono ma senza rischiare troppo. Quindi se già questo è un ottimo tempo che va a mettere, chissà cosa farà adesso con questi ultimi tentativi. Molto bene, molto bene. Quindi mancano 5 minuti e 50 al termine delle qualifiche. Vediamo i piloti che stanno Just, effettuando un Just crollo, perché c'è Fuchsia, appunto, Just Lawler. Attenzione, Just Lawler, quindi Fuchsia nel primo settore. Andiamo a vedere poi come affronta il secondo settore, questa parabolica che è l'ultima curva. Si lancia sul traguardo, molto insidiosa tra l'altro l'uscita dalla parabolica. 1.8.957, abbatte anche lui il muro dell'1.9, ma rimane secondo a pochissimi millesimi, 33 millesimi da cartista. E anche Zeta Pro Mauro intanto si era migliorato con la AS in 1.8.991, anche lui sotto, arriva anche Advance Apple 1.8.996, 5 millesimi. Tambinio, Fuchsia nel secondo settore. Attenzione quindi al compagno di squadra di Just Lawler, 1.8.862, pole position provvisoria di Fit Flaminio. Direi che la Williams è on fire questa sera, non solo sì, con Just Lawler ma anche con Flaminio. Ha battuto il record che aveva cartista nel terzo settore, quindi adesso Mike Mai gli ruba il record nel primo settore, quindi anche il giro di Mike Mai, attenzione perché inizia molto bene. Abbiamo visto prima in difficoltà, adesso potrebbe riuscire a rifarsi. Andiamo a vedere quindi Mike Mai, pilota Mercedes, che è un po' mancato in questo di inizio di stagione. Arriva anche lui all'ultima curva, parabolica per lui. Andiamo a vedere on board. Si lancia sul traguardo. 1.8.790. Incredibile, Mike Mai, pole position provvisoria per lui. Molto molto bene il pilota Mercedes. Andiamo a vedere tempo, Sì, eh sì, gran bel tempo. Aie Brazorf va lento. C'era Dovizi nel giro ma ha annullato il suo tentativo, quindi ancora adesso rientra e ancora senza tempo. Penso che attenzione, scordata di Mister X, va a muro. Mister X fortunatamente non ha portato gravi danni alla sua macchina da impedirgli così di fare un ultimo tentativo. Ha solo rotto l'ala. È quello che dicevo prima, che questa pista tutte le curve sono molto insidiose, perché la macchina tende sempre a scivolare verso l'esterno e ogni volta che tocchi un cordolo, pizzichi l'erba, è la fine. Tanto Marco Ganus è migliorato in 1.9.4, è arrivato in undicesima posizione. Vediamo se tenterà di fare un altro giro. Mister X stava togliendo 2 decimi dal suo tempo nel primo settore, quindi avrebbe potuto migliorare il suo piazzamento. Ha ancora tempo per andare ai box e fare un altro tentativo comunque. Eh sì, peccato. Cartista Fuchsia nel T1 nel frattempo. Attenzione, quindi aspettiamo Marco Ganon che si migliora di 55 millesimi nel T1. Cartista 171 millesimi tolti dalla sua prestazione, 180 nel T2. Quindi buono il tempo anche della Racing Point di Cartista. Vediamo cosa succederà, penultima curva, ultima curva. Si lancia sul traguardo. Arriva in questo momento 1.8.665, signori, pole position provvisoria di Cartista a 2 minuti e 20 dal termine, che lima ancora di più quel che è un grandissimo tempo in questo tracciato, che tanti dicono sì, ci sono tante paraboliche, però come hai detto te, Lore, è molto tortuoso e soprattutto le ultime due paraboliche, quindi soprattutto l'ultima curva, bisogna sempre stare attenti al posteriore, perché anche ieri in Sport abbiamo visto tanti flap rotti
nel muro interno dell'ultima curva, quindi bisogna sempre stare attenti al posteriore che scivola su queste paraboliche. Sì, non invidio i ragazzi che dovranno correrci una 100, perché riuscire a mantenere la concentrazione per 2 ore di gara è veramente una cosa molto difficile qua, perché veramente alla prima disattenzione si rischia di buttare la gara. Comunque si stanno lanciando quasi tutti i piloti per l'ultimo giro cronometrato. Vediamo Z Pro, Mauro, Just Lawler, Flaminio, Mike Mai, tutti in pista. Birillo Dog anche. Vediamo chi sarà il primo a completare il giro cronometrato. Mike Mai sicuramente è ultimo, l'ho visto dopo passare in pista, la grafica in pista. Comunque 1, 8 e 6, Cartista ha fatto un gran giro, ma dietro praticamente ci sono 6 piloti sotto il muro dell'1 e 9. Gran qualifica, grandissima Pro League. Z Pro Mauro in questo momento si lancia. Sì, Mauro Gold che sta arrivando adesso sul traguardo dovrebbe migliorarsi, non so quanto riuscirà. Di quanto riuscirà a Mauro Gold, 1,9077, 22 millesimi da Drago Lievitato, oh, non riesce a scendere sotto al muro dell'1,9 per 77 millesimi, comunque anche buono il tempo di Marco Gano. Quindi andiamo a seguire Z Pro Mauro, che è lui il primo a passare sotto la prima fotocellula del T1. 29,9, toglie 71 millesimi dal suo tempo precedente. Andiamo a vedere cosa succede invece con gli altri. Sta arrivando Flaminio. Passa adesso, intanto c'è una Racing Point girata, 31, 78 millesimi, peggio tutto sommato, comunque può ancora fare un gran T2. Drago fucsia nel secondo settore, Attenzione quindi a Drago Lievitato, colui che, parlando con la classifica, praticamente è in linea con la pole, se 1,8813, 12. Con un buon T3 poteva fare la pole, ma... Sì. Flaminio si peggiora ancora un decimo più lento, 85 millesimi invece Just, toglie Just. Just Fuxi al primo settore. Z Pro Mauro toglie 157 millesimi dal tempo di prima e fa 1,8834. Dado Izzi. Flaminio e Mike Mai annullati. Dado Izzi 1,8712 si piazza in prima fila dietro a Cartista. E a sto punto seguiamo Just Lawler, 203 millesimi sotto al T2, 1,8694 in seconda posizione per poco più di 30 millesimi, 29 millesimi, incredibile, che qualifica, abbiamo visto una qualifica veramente molto molto bella, cioè incredibile. Eh sì, tolto Alesi che comunque ha fatto il giro con gomma media, stanno praticamente quasi tutti in mezzo secondo, fino a Mauro Gold che stanno praticamente in 4 decimi. Ma veramente... possiamo dire che fino ad Ayei e Brazorf sono in 9 decimi. Sì, appunto, e poi perché diciamo che in fondo magari hanno avuto un po' più di sfortuna col giro, ma ecco, Mauro Gold il 12° sta a 4 decimi dalla pole, è veramente pochissimo. Ci sono tutte le premesse per seguire un Gran Premio di Olanda che sarà veramente veramente spettacolare. Noi adesso andremo a ricreare la stanza, ma io e te, il buon Lore, ci richiedono dal coordinamento di fare un po' di salotto intanto che andiamo a vedere attenzione. I risultati. Allora, rapidamente ragazzi, ci mettiamo veramente sì. Poco. Quindi Cartista in prima posizione, poi Just Lawler, Dado Izzi, Mike Mai e Drago Lievitato, questa è la top 5, Z Pro Mauro, Flaminio, Advance Apple, Mister X e Giovi a chiudere la top 10, poi Birillo Dog, Mauro Gold, John Rambo, Marco Ganu, Ayei e Brazorf e Alesi. Se non mi sbaglio Advance Apple prenderà anche 5 posizioni? Sì, 5 posizioni. Sì, 5 griglia, posizioni, quindi partirà 13esima. Sì, esattamente. Andrà in 13esima posizione. Intanto io saluto il buon Mr. Crive che ha corso ieri sera, che ci dice ok, commenti laconici in quel di Twitch. Dice che su YouTube non compare la live, è stato giustamente corretto che è solo su Twitch, quindi è normale che su YouTube. Mannaggia, ormai praticamente siamo passati su questa piattaforma viola con costanza da 2 o 3 gare, quindi informiamo tutti che d'ora in poi ci sarà la live su Twitch e poi ci sarà la differita
nel pomeriggio del giorno dopo la gara, quindi su YouTube. Quindi siamo multitasking in questo momento, Fit diventa, si sdoppia e quindi seguiteci anche su YouTube, seguiteci su Instagram, siamo presenti ovunque, anche su Twitter, avevo visto anche su Facebook, quindi ogni social Twitter, possibile immaginare. Telegram, Facebook. Telegram con il canale dove si può votare, il Tra poco driver of anche su the day. InfoJobs O pure. LinkedIn. su LinkedIn. Cerchiamo streamer con OBS. Qual è la paga? Una manciata di caramelle. Molto bene, molto bene. Quanto è stata la poll? La poll è stata, ce lo chiede il buon Danirco, che correrà La poll è giovedì in stata 1,8 e 1,8 6, sì. 1,8 660, se non mi sbaglio, di 665, mi sembra. sì, e 1,8 665, sì. 1,8 690 l'ha fatto il buon Just Lawler, che si è posizionato in seconda posizione. Intanto il buon Danilo Di Donato ci dice: guardate che non è brutta un'idea mettervi su Twitch, potreste veramente esplodere, me lo auguro. Beh, ce lo auguriamo anche noi, ecco, quindi noi ci mettiamo molta, molta passione, molta volontà Si nel fare americano un po' tutto di questo. sino. Sì, il buon Lopez, sì. Multitasking anche lui, che intrattiene la chat anche col suo stemma founder. Dillo che hai scritto solo per flexare lo stemma first. Dabbo, dabbo, così. Infatti anche il buon Fizzaro, che salutiamo, quanti piloti, ovviamente ci sono i piloti della Master in chat che stanno seguendo questa Pro League anche per prendere magari un po' di spunto, vedere un po' cosa succede con le strategie per la gara di giovedì, quindi salutiamo anche loro e speriamo di esplodere nel senso buono il buon Fit Mark. Buonasera anche a lei, signor Marco Luconi. Sì, no, beh, allora, parliamo un po' anche di questa situazione. Twitch ovviamente è molto più free, molto più semplice e permette anche di fare determinate cose in più di quel che YouTube. Perché siamo passati su Twitch? Perché YouTube ultimamente stava giocando un po' col copyright. Ovviamente il Diciamo che l'ha canale. sempre fatto, non solo ultimamente, però ecco, a Sì. farlo addirittura durante le live, è Esatto. stata una cosa un po' pesante. Ecco. Se non avessimo avuto, per dire, in quel momento un doppio stream, sia Twitch sia YouTube, chi stava seguendo, se non ricordo male, la gara della Master, rischiava di perdersi dei momenti importanti proprio perché YouTube stava dando di matto, insomma, non era proprio il caso. Eh sì, anche perché poi sono ricominciati gli esports con il campionato ufficiale della Formula 1, quindi tante volte succede che ci bloccano video o situazioni di questo genere, anche proprio dettate dalla concomitanza con questo campionato. Però Twitch, comunque, anche a livello di interattività con i followers, con i subbers, parliamo un po' in gergo di Twitch, comunque permette di fare tante cose, dalle emote personalizzate del canale, dai punti canale. Io vi ricordo che potete spendere i vostri punti canale evidenziando il messaggio, quindi noi che siamo al commento potremmo leggerlo. Diciamo risalterà di più, quindi ci aiuterete anche sotto questo punto di vista. La prima esplosione c'è stata, ci dice Fitzaro. Intanto, purtroppo l'esplosione è stata dettata dai motivi che ho detto prima, quindi ci siamo spostati e stiamo facendo questa cosa. Parliamo un po' di questa Pro League. Parliamo un po' di questa Pro League. Lore. Sì, un J Sport, vabbè. Sì, ciao. Just Lawler, che iniziano tutti per J. Just Lawler, comunque il pilota di riferimento, ovviamente, di questa Pro League, dopo queste prime tre gare e mezza, se vogliamo contare la prima parte di Cina, con una batteria arretrata, con Zeta Pro Mauro, Drago Lievitato e tutto il resto, che si stanno giocando il campionato fino ad adesso in una maniera molto molto competitiva e soprattutto rende un po' più pepate tutte queste gare di Pro League. Sì, diciamo che la competizione tra i primissimi davanti sembra un po' una cosa tra di loro, nel senso che gli altri dietro forse almeno al momento sembrerebbero avere qualcosina in meno e quindi non riuscire a tenere il loro passo. Però effettivamente abbiamo visto diversi piloti, soprattutto nelle ultimissime gare,
fare una sorta di passo in avanti. Ad esempio, porto come esempio Flaminio che, se non ricordo male, stava facendo un'ottima gara nel GP scorso e anche oggi l'abbiamo visto in ottima forma in qualifica. Secondo me ci sono diversi piloti, anche Michemai ad esempio, lo stesso Daduizzi che è entrato in corsa, che possono riuscire tranquillamente a raggiungere. Metto anche Mauro Golde tra questi piloti che per ora hanno dimostrato un qualcosa in meno, che però secondo me hanno tutto il margine per poter tornare sui primi. Beh, comunque è un mix anche di esperienze, no? Tutto questo roster di questa Pro League, c'è Justin Lawler co che comunque è stato vicecampione in sport, Daudouzi l'anno scorso correva in Pro, quindi diciamo un po' più avvezzo a questa categoria, poi c'è il buon Marco Gano, Mauro Gold, Mister X, Flaminio, tutti i piloti con una certa esperienza, mixati con piloti alle prime armi come il buon John Rambo che comunque ha corso nel 2014 se non mi sbaglio o 2015 sempre qui su Formula Italian Team e poi Ajay Brazorf tutta gente che si sta facendo vedere comunque per avere un pochettino di costanza perché il buon Ajay Brazorf partiva sesto in Cina quindi c'è stato Beh. un piccolo miglioramento. Sì, in merito a John Rambo ti dico che ha corso nel 2013, 14 e 15. Addirittura Bella, nel io ne ho azzeccati due su 2013, tre. 2013-14 ha corso in Master League, poi nel 2015 ha corso in Pro League. Ok, beh, quindi diciamo che non è tanto alle prime armi, però c'è stato un periodo di pausa che magari gli è potuto costare qualche decimo in più, ecco. E Sì, beh, comunque. ovviamente bisogna riprendere un po' mano col gioco, anche perché diciamo che soprattutto dal 2016 al 2017 è cambiata molto la guida delle macchine e quindi diciamo che avendo corso fino al 2015 sicuramente avrà dovuto fare quell'adattamento che richiede sempre un po' di tempo, insomma. Sì, è vero, anche perché poi magari noi l'abbiamo sentito un pochettino diverso, ma comunque c'è stato anche un cambio di regolamento che ha rivisitato tutte le vetture, quindi magari qualche impostazione di curva oppure qualche traiettoria andava rivista con le macchine più larghe, con le gomme più larghe e con molta più aderenza delle macchine che ci sono state fino al 2016, anche questo va detto. Poi ogni anno, cioè ogni capitolo che porta Code Master, ovviamente qualcosina cambia, ecco, quindi bisogna farci anche il callo, come si suol dire, anche per piloti che gareggiano sempre ogni anno, sempre con i titoli Code Master. Stavo verificando lo stato della lobby in questo momento, se non sbaglio mancano ancora pochi piloti, poi Ne dovremmo manca essere pronti a uno. partire. Tanto io ho già messo spettatore. Mettiti anche tu ci sei già messo spettatore, no? Perché poi non vorrei. No, però non mi ci Ecco. metto. Molto bene, molto Perché non mi vuoi vedere in pista in prova, ammettilo. bene. Ma oddio, se vuoi andare, non è un problema. Solo che proveresti, ecco. Quindi da rivale mi tocca. Sinceramente, mi tocca dire meglio che non provi che stai con me qui a commentare la gara. Ah, sarebbe una brutta figura, quindi non è il caso andare in pista. Bene, c'è anche dell'ottimismo tra i piloti della Prime, come vedete. Ovviamente, la Prime tornerà venerdì, sempre sul Gran Premio d'Olanda, e giovedì invece ci sarà il main event, se vogliamo così chiamarlo, della settimana con la Master League, una Master League anche che è stata molto molto attesa quest'anno per il ritorno di Smokeman e si era fatto subito sentire il pilota che attualmente milita in Racing Point, ma c'è stata l'esplosione di un pilota che già aveva fatto vedere qualcosa nella seconda parte di campionato dell'anno scorso, che è il Buon Re. Il Buon Re si è praticamente dimostrato molto molto veloce, tante volte veloce alla pari di Smokeman. Sì, poi vabbè, abbiamo uno stuolo di inseguitori che comunque, come abbiamo visto anche in qualifica, sono sempre tutti lì, quindi secondo me ci saranno molte wild card, molti piloti che si inseriranno in questa lotta. Lo stesso Raiman è molto sfortunato in queste prime gare, in alcuni episodi abbiamo visto appunto che magari
mancava un po' di passo da parte sua, ma come lui anche Luca D'Amico, ad esempio. Intanto, scusami, ma il buon Just Lawler dice che se arriva fuori dai punti regala una sub. Quindi, non so cosa sperare per il buon Just Lawler. Io spero che vada a punti tranquillamente. Per il canale, ovviamente, una sub regalata è un Ci qualcosa di siamo. bello. Ci siamo, quindi abbiamo parlato della Master, ritorniamo nella Pro e buttiamoci a capofitto in quella che sarà una grandissima gara. Abbiamo visto una gran qualifica con addirittura 15 piloti all'interno del secondo di distanza. Ragazzi, prepariamoci, popcorn, bibite, quello che volete, mettetevi comodi sul divano, sulla sedia, nel letto, perché sta per partire il Gran Premio d'Olanda della Pro League. Comunque un Just che se la tira da solo, ma la sua è una mossa preventiva per evitare che lo gufiamo noi, ma io invece vado a pronosticare proprio lui per quest'oggi. Molto bene, molto bene. Tiriamoci subito le antipatie del buon Just gufandolo così. Andre, invece tu, so che dal direttore di gara il pronosticato è sempre molto difficile, però se ce lo vuoi dire. Quali pronostici sono stati fatti Per finora? adesso Lorenzo ha Just. detto solo Just. Allora, guardando un po' un attimo la griglia, io andrei su Dado Izzi. Dado Izzi, e io allora vado con tra virgolette, outsider, che è il buon cartista, perché una pole così non me l'aspettavo da lui e sono molto molto contento di vederlo in prima posizione. Quindi il mio voto va a cartista. Poi anche voi dalla chat, se volete dirci la vostra, mi raccomando, scrivete e poi pian piano magari andremo a vedere come sarà l'esito delle vostre decisioni. Ricordiamo che c'è stato anche un sondaggio oggi sul nostro canale di Telegram, Formula Italian Team Official Channel. Andremo a dire il risultato più avanti, magari insieme al Driver of the In Day. realtà l'abbiamo già indicato poco prima Ah, della gara. Ma non l'abbiamo detto in live, però. Non l'abbiamo detto, e Attenzione! quindi lo diciamo Quindi, se che volete saperlo prima, state alla seguite fine il della fila. canale Telegram, oppure Sappiate aspettate che che ve lo prima delle diciamo. 21:30 ci saranno i risultati di questi sondaggi che prevedono cosa, Lorenzo, visto che tu hai studiato? Cosa prevedo? Non hai studiato, allora Io l'ho dico anche io. votato, però come al solito una pessima memoria e non ricordo. Col 18% ex aequo era stato chiesto se qualcuno dei piloti, diciamo, a parte i primi i 5 che fino ad ora sul podio, qualcun altro ci saliva in questa gara. Hanno votato il 18% da Dovizi e poi il 18% ha votato nessuno dei piloti, quindi grande fiducia verso gli altri piloti. Vedremo un po'. Beh, quindi ti sei, diciamo, immischiato con quel 18% che ha votato Dado Izzi, Andre, dato che tu hai Io ho pronosticato Dado. conferma io ho votato a dire la verità anche da Dovizio, ho confermato questo voto anche nel Io pronostico invece sono della gara. talmente smemorato che mi sono appena accorto che non avevo votato nemmeno, quindi Ah, molto molto bene. Io invece avevo notato. Perfetto. Io invece avevo votato nessuno dei piloti sopracitati, non per sfiducia, ma perché secondo me Zeta Pro Mauro, Just Lawler, Drago Lievitato, eccetera, sono un pochettino di una spanna un pochettino più sopra, secondo quello che abbiamo visto in questo inizio di gara. Mi è andata giù la voce. Stiamo partendo, c'è il giro di formazione in questo momento con la Racing Point di Cartista che parte dalla prima casella, poi c'è Just Lawler in seconda posizione, Dado Izzi in terza, quarto Mike Mai, buono anche il suo crono in qualifica. Ricordiamo che aveva fatto un piccolo errorino nello stint precedente al poi suo giro di qualifica. Drago Lievitato in quinta posizione, Zeta Pro Mauro in sesta, Flaminio in settima, Mister X ottavo, Giovi. Compagno di squadra di Drago Lievitato in Alfa Tauri in nona posizione, poi decimo Birillo Dog a chiudere la top 10, Mauro Gold undicesimo, dodicesimo John Rambo, Advance Apple, ricordiamo, penalizzato di 5 posizioni per purtroppo un crash che ha subito nella sessione di qualifica, quattordicesimo Fit Marco Ganu, quindicesimo Aje Brazov e sedicesimo Alesi. Se vedete Birillo Dog con la gomma media è normale perché lui si era classificato fuori dalla top 10, quindi aveva scelta di cambiare la sua o partire con la mescola che preferiva lui.
tanto stiamo spammando qualsiasi cosa sulla nostra chat della live, è arrivato adesso il link al canale Telegram di Fit, quindi tenetelo presente non solo per il sondaggio di prima, ma anche perché ci sarà da votare il driver of the day a fine di questa live. Le vetture si stanno andando a posizionare per quello che è il primo Gran Premio della storia della Pro League sul circuito di Zandvoort. Vediamo come sarà la partenza di Cartista, se riuscirà a tenere la prima posizione. Stanno arrivando anche le vetture là in fondo, si sta posizionando anche Alesi. Ci siamo. Signori, siamo pronti a goderci questo Gran Premio. Ricordo, 72 giri in quel di Zandvoort. Si parte. Prima luce accesa, seconda, terza, quarta, quinta, sui motori. E parte il Gran Premio di Zandvoort. Buono lo spunto subito di Just Lawler, che va a prendersi la posizione su Cartista in questo momento, che è all'esterno. All'esterno. Tentava di riprendersi la posizione su Just Lawler. Buona anche la partenza di Mike Mai. Solite desincronizzazioni da inizio lobby, purtroppo, se vedete le vetture fantasma, ma non c'è nessun problema. Quindi bandiera si continua. Gialla con un pilota, credo, Mauro Gold. Sì, Mauro Gold in coda al gruppo con un danno molto importante all'ala, sì, completamente divelta dall'ala anteriore. Non ho visto cosa è successo, ma addirittura aspetta, credo che sia virtual safety car. Una virtual, sì, vedo un sì, in questo momento non abbiamo la grafica, non abbiamo la grafica a monitor per evitare diciamo di far vedere troppi su e giù dei piloti, troppi cambi di posizione che ormai caratterizzano questo titolo ad inizio della lobby. Però c'è la virtual safety car, ragazzi, quindi molto sfortunato Mauro Gold in questa occasione. Una safety car gli avrebbe permesso di riaccodarsi, adesso dovrà un po' ricostruirsela. Non ci sono stati altri danni comunque, a parte questo incidente per Mauro Gold, che tra l'altro non comunque è avvenuto si è ripartiti in curva 1 ma nelle curve successive. Perché dopo curva 1 comunque c'è un tratto abbastanza lento, quindi bisogna sempre stare molto attenti ai piloti che ci sono davanti, a capire quali sono le intenzioni del proprio rivale davanti a noi e tentare di reagire di conseguenza. Poi avviene praticamente istantaneamente questo pensiero quando si è in pista. Comunque buono lo spunto di Just Lawler, che è passato in prima posizione, e anche Mike Mai, che ha scavalcato da Dovizi e si è portato in terza posizione, l'alfiere della Mercedes. Poi dietro Flaminio si sta un pochettino staccando. Tanto Just Lawler fa segnare 1.27.2, ovviamente è il giro più veloce in questo momento della gara. DRS abilitato. Beh, comunque i tempi non li guarderei, perché adesso non mi sembra che sia a 2 secondi da drago lievitato in questo momento, quindi però abbiamo tempo al gioco di capirci qualcosa, ecco, di solito. Vedi che adesso ci dice che stiamo al giro 3, giusto sì, per farti sì, capire sì. Come stiamo messi. Sì, ovviamente, però no, io dicevo che lo vedevo un pochettino staccato rispetto a quanto è attaccato il buon drago lievitato sull'asse di Zeta Pro Mauro, ecco. Anzi, prima era abbastanza un pochettino più staccato. 1.13.192, giro veloce di Just Lawler, che continua a martellare, è arrivata a 968 millesimi. In questo momento Cartista non avrebbe il DRS. Attenzione, perché drago lievitato ha sbagliato l'uscita in curva 1, quindi gli si è rifatto sotto Fit Flaminio. Quindi attenzione, perché la seconda delle Williams in pista in questo momento potrebbe scavalcare uno dei diretti rivali al titolo, che è drago lievitato per il buon Just Lawler. Quindi Birillo Dog rimane in decima posizione con la sua gomma media, quindi buona, potrebbe essere buona la gara per il pilota della Red Bull, partito con una gomma di una mescola di differenza più dura rispetto a tutti gli altri. Quindi attenzione, c'è anche da vedere la seconda metà della classifica in questo momento. E poi comunque è tutto un trenino adesso. Sì, infatti quello volevo dire, che adesso attiveranno il DRS, sono tutti a trenino. Birillo, così come i piloti dietro di lui, anche Advanced, no, Advanced Apple, scusami, la rossa,
Birillo con questa gomma media può tranquillamente rimanere in coda al gruppo davanti e quindi avrà sicuramente un vantaggio strategico nel finale di gara. Zeta Promoro in questo momento sopra il secondo, mentre Cartista è riuscito a ricucire quel piccolo strappettino che gli aveva dato inizio giro il buon Just Loller. Alesi passa Brazorf in staccata di curva 1, ma Brazorf ancora si rimette all'interno e riesce a riprendere la posizione sulla Ferrari di Alesi. E Brazorf comunque in attenzione. È un'altra, io dicevo prima, le due paraboliche, se si può chiamare parabolica la curva da cui è appena uscita la Ferrari di Alesi, anche lì il posteriore tende a scivolare abbastanza e farti sbagliare poi la trazione in uscita di curva, potrebbe anche pronunciare a un danno un po' più serio, ecco, oltre all'ultima curva. Tanto ci chiedono dalla chat Real Bro, se ho letto bene, per monitorare le penalità come faccio Lopensky. Quindi l'ha chiesto a te, glielo dici. Guarda, in questo momento, considerando che non abbiamo le grafiche live, suggerisco di usare il live tracker sul sito. Live timing, bravo, mi hai corretto tu, pensa come sto messo. Sì, appunto, tramite quella pagina potrei visionare anche le penalità che accumuleranno i vari piloti. In questo momento comunque non ne abbiamo. Molto bene, molto bene. Quindi la situazione in pista è abbastanza cristallizzata. Ovviamente i distacchi sono molto minimi, anche perché il tracciato è molto molto corto rispetto al Gran Premio, al tracciato della Cina o a Silverstone. Succede un po' quello che succede con i distacchi in Austria. Attenzione, Dado Izzi perde la macchina. Andre colpisce. Andre subito gufata che va a segno. Spiace per Dado Izzi. Danni, vediamo. Perché lì la carreggiata è molto ampia in quel punto lì ed era tutto sulla sinistra e invece la macchina gli è partita verso destra, quindi è riuscito bene o male a non toccare i muretti. Diciamo ancora col gruppo, però ecco, il gruppo di coda che ha perso il contatto con i piloti davanti e quindi adesso dovrà cercare quantomeno di superarli, perché di passo, a meno che non ha rovinato le gomme, dovrebbe averne di più. Attenzione tanto a Birillo e a Advanced Apple. E a Advanced Apple che vuole andare su Birillo, sì. Anche perché Birillo in questo momento ha questa gomma media che non è ancora, diciamo, entrata nel suo regge ottimale lavorativo. Ovviamente le soft vanno di più in questo momento, ma dal ottavo nono giro potremmo vedere una situazione inversa, perché ovviamente la media più giri fa più si scappa. E ho visto nella famosa curva se si fa in pieno o non si fa in pieno, sì. Come la devo fare? è anche lì facile perdere il posteriore. Una pista che dice sì, sono veloce, però bisogna sempre stare attenti a come si mettono le ruote, soprattutto come la posizione della macchina in uscita di curva, perché se è leggermente storta il posteriore ti fa ciao ciao con la manina. Sì, tanto nel Cartista al secondo e tre. Sì, no, ti volevo segnalare che comunque per Advanced Apple, anche a me, superare Birillo Dog non sarà facile, perché comunque ha il DRS sul pilota davanti. Ma potrebbe anche non essere molto utile, perché comunque supera Birillo, poi si troverebbe davanti un altro trenino di macchine sulla stessa gomma e tutti col DRS, quindi a meno che non ne ha molto di più e riesce a superare un po' tutti, ma la vedo dura, potrebbe forse tentare un undercut a questo punto più che prendersi rischi in pista. Eh sì, perché abbiamo notato già da qualche Gran Premio a questa parte come sia difficile quest'anno tentare un sorpasso anche col tra virgolette rinnovato ERS, perché l'anno scorso avevamo le 5 mappature dell'ERS che potevamo gestire noi piloti, invece quest'anno c'è solo il bottoncino del sorpasso e se si è tutti molto vicini a portata di DRS è praticamente impossibile sorpassare, a meno che non sei scarichissimo. Ma lì un altro discorso. Sì, perché lo usano tutti, stanno tutti nella stessa condizione, quindi è come se nessuno avesse niente in pratica. E addirittura l'ERS, anche quando magari un pilota l'ha scaricato del tutto,
quello dietro, se il pilota davanti ha l'ERS finito ma ha il DRS, quello dietro con sorpasso e DRS non riesce a passare. Che dovrebbe essere veramente molto più facile, però non si sa come mai. Intanto Cartista sta un pochettino stringendo il gap da Just Lawler. È tornato sotto a secondo. Ora risale, ovviamente c'è un po' di elastico tra entrata e uscita di curva, anche perché avevo visto una gran frenata di Cartista, e lì è facile anche bloccare l'anteriore sinistra e andare un pochettino lunghi in frenata. Diciamo, in questo momento c'è Dado Izzi che sta molto in difficoltà perché ha davanti dei piloti più lenti, ma è veramente difficile superare. Mamma mia, dove si voleva infilare? Avrà anche surriscaldato le gomme. Curvone. Sì, no, però diciamo anche in questo momento andando in on board si vede che ne ha di più, perché poi davanti ha due piloti su gomma media, però per quello che dicevamo prima, riuscire a superare è molto difficile. Lo vediamo, sta impazzendo, sta inventando traiettorie alternative, le sta provando tutte, ma vediamo. Vabbè, se riesce. Marco Cano se ne va qua addirittura. No. È un grosso peccato per Dado Izzi, perché l'avevamo visto molto. Mamma, io ho visto l'anteriore andare dove voleva dove voleva lui, non il pilota. Vediamo se adesso sul dritto, ma è molto difficile perché anche Marco Cano avrà il DRS alla scia. Forse Rambo è quello che rischia di più in questo momento, infatti Marco Cano. Leggero contatto, gomma su gomma, attenzione perché John Rambo ha tentato di attaccare di nuovo Marco Ganu, ma fortunatamente non è successo niente, ecco. Dado Izzi però è rimasto dietro per Rambo, però con quel contatto che c'è stato 19% per Dado Izzi, sì. E per Dado Izzi, mamma mia, che si sta inventando, entra. Qua era molto difficile, ma sì, attaccare qui è un all-in. Non è detto che vada bene, anzi quasi mai va bene. Era molto difficile attaccare lì, anche perché lo spazio era veramente veramente molto poco concesso dalla McLaren di John Rambo, e purtroppo c'è stato un altro contatto e un semi testa coda di Dado Izzi, che a questo punto credo rientri ai box. Sì, intanto anche perché ha un danno anche abbastanza pesante all'ala, quindi torniamo là davanti, perché Cartista questa volta c'è rimasto sotto al secondo. Vediamo se riuscirà a tenere questo distacco fino alla prossima zona di DRS. Attenzione perché intanto Alesi con Aji e Brazorf in staccata di curva 1 questa volta riesce a sopravanzare il pilota Racing Point, e vedo che comunque, sempre rimanendo in casa Ferrari, anche Advance Apple sembra molto, tra virgolette, infastidito il fatto che non riesca a passare Birillo Dog con questa gomma media. È talmente vicino che sto sudando freddo io per lui, dico solo questo. In alcune curve veramente non so come gli è venuto in mente di stare così attaccato, perché tanto Dado Izzi ai box, l'avevamo già preannunciato, mette gomma media, quindi vediamo se riuscirà a fare una rimonta il pilota Red Bull. E poi là davanti, occhio, perché Cartista è andato sotto non al secondo ma al mezzo secondo fino a qualche curva fa, quindi vediamo se si accende anche una battaglia qua davanti. Occhio su questi piloti qua dietro, perché Mister X non ha più il DRS, quindi diciamo che, oddio, qua adesso Advance Apple è molto vicino, eh. Attenzione, quindi la Ferrari di Advance Apple tenta di attaccare la Red Bull di Birillo Dog, che protegge l'interno e fa ancora una grandissima mossa difensiva. Riesce a tenere la nona posizione Birillo Dog in questo momento. John Rambo, anche lui ai box, ovviamente per sostituire il danno all'ala precedente. Qui poi subentra la frustrazione nel pilota quando vede che ne ha di più, non riesce a passare perché l'unico punto dove può portare l'attacco è praticamente impossibilitato, e ti viene di provare la mossa alla Dado Izzi in un punto impossibile quando sei abbastanza vicino per farlo. Eh sì, anche perché ricordiamo, grossi rettilinei qua non ce ne sono. L'unico rettilineo un pochettino più lungo è appunto il rettilineo principale che porta alla staccata di curva 1. Però ritorniamo sul discorso di prima, che è se tutti hanno il DRS è veramente molto molto difficile passare, e addirittura se si ha un pilota come Mister X davanti è difficile passare comunque, anche se
se non ha il DRS, vediamo che tutte le volte, quando è all'ultima curva, riesce a prendere quei 2-3 decimini in più per difendere la sua posizione. Anche un po' attenzione adesso a Birillo, che potrebbe provarci, anche se quello che dicevi te, appunto, qui lascia un po' il portone aperto, Mister X. Ma fa una grandissima manovra all'esterno, riesce a proteggere l'ottava posizione. Sì. Dicevo appunto che sembra quasi che Birillo non voglia superarlo, perché ogni volta arriviamo alla penultima curva che è vicinissimo e all'ingresso sul rettilineo ha preso quei 50 metri che poi non riesce mai a recuperare, quindi potrebbe anche essere una strategia di difesa nei confronti di Advance Apple dietro, anche perché effettivamente per Birillo continuare ad avere questo traino finché Mister X è un po' più veloce con questa gomma fa molto comodo. Intanto c'è un trenino molto singolare, tra virgolette, con le due Alfa Tauri e a panino in mezzo tra di loro c'è il buon Flaminio. Ovviamente Drago Lievitato non ha il DRS perché ha 2 secondi e 2 dall'as di Z Pro Mauro, e quindi Flaminio rimane dietro ancora al pilota dell'Alfa Tauri. Ma vediamo cosa succederà, potrebbe scaturire un duello Williams-Alfa Tauri in questo momento. E poi ovviamente il quartetto di testa con Just Lawler, Cartista, Michele Maia e Zeta Pro Mauro che si è ricongiunto. Attenzione Advance Apple con Birillo, che Birillo che sta veramente facendo... Oh, all'esterno, attenzione! Ci prova. Ho visto, ha tirato una grandissima staccata Advance. Attenzione perché rimane interno, rimane interno qui, passa sul corner Advance Apple, stringe ancora la traiettoria Birillo Dog e fa una grandissima manovra difensiva, hanno fatto 4 curve assieme hanno fatto, non si sono toccati, quindi c'è stata molta lealtà tra i due piloti in questo momento che stiamo vedendo in live. Intanto arrivano i primi 3 secondi per la McLaren di John Rambo. Dicevo, credo che in questo momento si stia innervosendo anche Advance Apple, perché sul rettilineo, quando era molto vicino a Birillo, ha fatto un 2-3, mi è sembrato di vedere un paio di cambi di direzione di troppo, che ovviamente con una pista così stretta sono molto pericolosi e mettono in difficoltà il pilota dietro. E intanto ci arrivano anche gli elogi a questo tracciato dal buon Danirco, che ci dice che questa pista, secondo lui, ovviamente merita, perché da guidare è molto molto bella, è pazzesca addirittura. Mi permetto di dissentire io, però vabbè, sono gusti personali ovviamente, quindi vediamo, situazione un po' di stallo, abbiamo seguito per tutto il giro Birillo Dog, questa volta Advance Apple non ha neanche tentato l'attacco e nemmeno Birillo Dog sul buon Mister X, che qualcosina ha guadagnato. Oh, ho visto Advance Apple andare dritto verso il muro alla sinistra dell'uscita di curva 4, fortunatamente poi è riuscito a riprendere trazione. Non è successo niente, ma ha perso qualcosina da Birillo Dog. Da Doizzi intanto passa John Rambo in stancata di curva 1 e si rilancia per andare a prendere Mauro Gold. Poi ovviamente Mauro Gold a 20 secondi e 8 da Marco Ganu. Ma ovviamente sia Mauro Gold, da Doizzi e John Rambo hanno già fatto una sosta per purtroppo danni all'ala. Tanto ci chiede sempre Daniel Colore quanto stanno girando i primi, se puoi vedere sul live timing. Nelle ultime tornate Just è stato sul 1 minuto 13 e 9 e l'ultima 1 minuto 14 e 1, quindi diciamo sta girando su questi tempi molto costante. Ha aumentato circa di un decimo negli ultimi giri, quindi diciamo che non sta avendo un crollo questa gomma, almeno per ora. Molto bene, ovviamente era durata 8-9 giri se non mi sbaglio la gomma soft ieri quando c'è stata la sport al 50%, e se facciamo per 2 in un calcolo molto elementare per la distanza del 100%, teoricamente tra 4 giri dovremmo vedere il primo crollo. Poi ovviamente ci sono molti altri fattori da considerare, ovvero la guida del pilota, se sei stati sempre tranquilli, che non si è battagliato troppo, se sei stato sempre dietro al posteriore di una macchina, ci sono molti altri fattori, però teoricamente, indicativamente potrebbe essere che al 18° giro vedremo i primi pit stop.
Nel frattempo Zeta Pro Mauro ha perso il DRS, sta recuperando qualcosina adesso perché comunque diciamo davanti Michemai è molto vicino, quindi soprattutto nel guidato subisce anche un po' il disturbo aerodinamico delle vetture Oh, davanti, Birillo no? Dog e Mr. X, attenzione, perché in curva 1 Birillo Dog si mette all'interno, vediamo se Mr. X riesce a difendersi, a difendere la posizione. Incrocio di traiettoria ancora, Mamma. Birillo Dog fa una grandissima traiettoria esterna e traziona molto molto meglio di Mr. X, ma Attenzione non perché in quella molla, lì, eh. non Non molla. Sì. molla Ernesto Coppola, non molla Ernesto Coppola, poi si deve arrendere. Grandissima manovra di Birillo Dog comunque. Ha saputo All'esterno è aspettare il riuscito a momento giusto. tenere. Eh Questo era sì. quello che dicevamo prima. Adesso è il momento in cui la rossa inizia a perdere. È il momento in cui doveva prendere la posizione e attaccare. Perché poi prendendosi il sorpasso lì in quel modo, adesso ha modo di cercare di scappare via e allontanarsi questi due piloti dietro. Ma soprattutto abbiamo visto due duelli che hanno visto sempre Birillo Dog, tra virgolette, protagonista, sia con Mr. X sia con Advance Apple, facendo le prime quattro curve della prima parte di gara con una pulizia Attenzione incredibile, anche all'Advance se si Apple era in adesso, due. eh. Oh, attenzione, bandiera Bandiere gialla, ma. gialle. Qualcuno che Oh, si è un Alfa schiantato. Tauri! Mamma, È dietro Giovi! di Giovi. È Giovi. Giovi all'ultima curva. È Giovi all'uscita di Advance Apple ultima ha curva, preso Advance tutti i detriti. Ha Apple. preso una foratura. Forse Lo si vedo sta rallentare, fermando. no, Ah, virtual sorpasso safety car. illecito. Virtual Sorpasso safety car. illecito. Sì. Per Quindi quello che. un'altra Ah, virtual. attenzione! Che errore qua. Non so chi dei due. Credo Oh! 5 Mister X avesse secondi anche per Mr. lui. X. Sorpasso illecito, voleva cedere la posizione, si è fermato Io per penso al lasciar delta. sfilare. Sì, o Più che al quello, ma sorpasso una illecito delle di due, Mr. X, eh. perché c'era Advance Apple era davanti, ha preso il sorpasso illecito, ha fatto ripassare Mister X e tante volte in queste circostanze il gioco è simpatico e ridà il sorpasso illecito all'altro pilota, quindi è probabile che sia quello che è successo. Il È molto gioco sfortunato si qua Advance Apple. diverta, si diverte a fare delle burle ai piloti. È molto simpatico, però È successo purtroppo. a me e Patrick in Attenzione, sport bandiera indietro. gialla! Mr. Mister X! X. Nello stesso punto in cui si è girato in qualifica. Non so se ha danneggiato l'ala, perché Lo dico subito ad la occhio, vedo non sembra, sana. ma diciamo che Ci potrebbe essere quel fatidico danno del 19% o danno Verdognolo. non sembrerebbero esserci danni. Qua è stato abbastanza fortunato, quindi magari un testa coda alla Dado Izzi, che non aveva riportato danni. E tutto questo ovviamente avvantaggia un pochettino sia Mauro Gold sia Dado Izzi, che in questo momento sono in 14ª e 15ª posizione, che si stanno tirando a vicenda per tentare di rientrare sul gruppo davanti. Comunque premio sfiga per Advance Apple stasera, gliene sta succedendo veramente una cosa incredibile. Potrebbe essere un nuovo premio, un nuovo sondaggio per il canale Telegram. Il nostro canale Sì, Telegram, davvero, oltre al cioè. Driver of the Day, anche il premio sfiga. Tra virgolette, sponsorizzato dal Phil, potremmo anche chiamarlo Certo, così. sì, diciamo così. Cioè, davvero questa gara a 18 giri penso che mai abbia visto un pilota con tutte queste sfortune, Ma perché diciamo che partire dal crash in qualifica. il povero Advance Apple è un po' la prima parte di stagione. È stata un po' tutta così, ecco. Il passo era da top 5, top 10 tranquillamente, però c'è stata sempre qualcosa che purtroppo lo ha condizionato. Magari starà pagando lo scotto di essere passato dal 50 al 100, ecco. Ma Magari le sta prime gare. aspettando da davanti con Drago di Evitato che si ferma e monta una gomma media. Prova a fare undercut, quindi l'Alfa Tauri di Drago Lievitato. Siamo arrivati al 18º giro. Attenzione perché rischia di trovarsi dietro Marco Ganu, Vediamo se infatti Marco è proprio Ganu. così, Eh sì. quindi adesso sarà un vero problema questo, anche perché Marco Ganu ha una media e quindi rimarrà ancora in pista per un bel po'. Ha una media ovviamente più Ah, ma vecchia di no, 18 che lo giri. fa qua? Attenzione a Drago Lo fa qua? Lievitato. Attenzione a Lo Drago fa Lievitato, dove qua? si va a infilare. Mamma mia, abbiamo visto che lì è molto pericoloso. Tentare un attacco all'esterno. Attenzione! Grandissimo sorpasso di Drago Che cavolo ha Lievitato. Attenzione! fatto? Mamma mia! Mamma mia, no ragazzi, una cosa del genere, mamma mia. La È pelle d'oca. stato. Ho rotto di Oh! traverso, Drago, incredibile. Mamma mia, all'esterno, in quella curva.
Possiamo dire che l'ha fatta in pieno. Sì, l'ha fatta in pieno, assolutamente tragolimitato, con una macchina al suo interno. Ah, una cosa incredibile, eh? Dicevo, era un problema toglierselo e invece se l'è tolto con una velocità incredibile. Attenzione davanti perché Zeta Pro Mauro, Mike Mai e Flaminio vanno ai box. Ovviamente Flaminio per tentare di coprirsi dall'undercut che potrebbe fargli dragolievitato. Non so se con questa battaglia ha perso qualche secondino, un qualche decimo. Andiamo subito a vedere dove esce Flaminio. Attenzione, sono appaiati i due, ma ovviamente arriva con molta più velocità dragolievitato. Con quel sorpasso lì e con la battaglia con Marco Ganu è riuscito comunque a uscire davanti a Flaminio. Incredibile. Sì. Zeta Pro Mauro è in quinta posizione, tutto sommato ancora buono, penso che abbia perso solo no, ha perso solo la posizione su Birillo Dog. E quindi a questo punto vedremo cosa faranno i due là davanti che non si sono ancora fermati, ovvero Just Lawler e Cartista. È stata la sosta anche per Gano, una sosta abbastanza anomala considerando che comunque era su gomma media, quindi non vorrei che Attenzione. avesse riportato qualche danno. Just e Cartista ai box. Quindi in questo momento leader diventa il buon Birillo Birillo, Dog. sì. Ovviamente su gomma media di 20 giri dovrà fermarsi, però intanto ha avuto un gran passo per rimanere attaccato al trenino delle gomme soft. E vedremo perché potrebbe essere anche una variabile impazzita per il finale di gara. Intanto arrivano 5 secondi per Aie Brazorf, accelerazione nella corsia dei box. Attenzione perché Mike Mai è uscito attaccatissimo a Just Lawler, addirittura è davanti il pilota Mercedes, ancora un piccolo contatto tra la ruota posteriore destra di Mike Mai e la ruota anteriore sinistra di Just Lawler con Zeta Pro Mauro che tenta di attaccare la Williams di Just Lawler nel punto dove prima Dragoglievitato ci aveva regalato quella chicca, quel sorpasso all'esterno incredibile. Ma Zeta Pro Mauro si deve accontentare, quindi attenzione perché Mike Mai ha fatto un grande undercut su Just Lawler. E quindi qui si apre un'altra gara, vediamo se il pilota Mercedes avrà un passo che gli permetterà di staccarsi da questo trenino. Addirittura Cartista ha perso la posizione su Zeta Pro Mauro. Quindi l'undercut qui funziona veramente da Dio, Lore. Diciamo che abbiamo avuto la prova provata, diciamo La così. prova provata? Ah, bellissima la prova provata. Credo che Lorenzo sia un attimo concentrato perché forse Ah, c'è un ok, no, per... problemino, Ah, ok, perfetto. con l'aggiornamento dei tempi. Me l'ero perso, infatti il buon Nicola Mano, lo leggo adesso, F1 Nicola 46, ci diceva che c'era un problema col live timing, quindi in questo momento prendo la linea io, poi quando ci sei chiamami pure Lore, vai tranquillo. In questo momento Mike Mai, quindi in seconda posizione, virtuale leader del Gran Premio, anche perché, come abbiamo detto prima, il buon Birillo Dog dovrà fermarsi per montare una nuova mescola. Intanto John Rambo ai box, nelle retrovie ha rotto l'ala, il pilota della McLaren monta gomme hard. Tanto vediamo com'è la situazione. Alesi ancora buono comunque in sesta posizione, anche lui è sulla stessa identica strategia di Birillo Dog, con dietro, attenzione perché Dragoglievitato non ha il DRS, ma invece Flaminio sì, quindi vediamo se il pilota Williams tenterà un attacco alla fine di questo rettilineo, che è il rettilineo principale, si fa tutto sulla destra Flaminio e passa addirittura prima della staccata di curva 1. Vediamo se tenta un incrocio Dragoglievitato. No, invece bravo il pilota della Williams a prendersi la settima posizione. In questo momento a mettere nel mirino Alesi e tentare di ricucire qualche cosina sul trenino là davanti, composto da Mike Mai, Just Lawler, Zeta Pro Mauro e Cartista. Penalità, penso ci sia solo la penalità di John Rambo, se non mi sbaglio, di 3 secondi. E anche una penalità per accelerazione in corsia dei box, che non mi ricordo, là davanti penso non ne abbiano crive di penalità. Quindi sono tutti ancora puliti. Attenzione
qua è un trenino per la testa della corsa. Con Just Lawler che ha perso un pochettino su Mike Mai, quindi attenzione perché Z Pro Mauro potrebbe tentare un attacco sul attuale leader della classifica del mondiale, con Z Pro Mauro che si fa vedere all'interno e si gira. Purtroppo ha preso il cordolo interno di curva 1, ha perso trazione, perde anche la posizione su Flaminio che aveva preso Alesi e l'aveva superato. E Alesi in questo momento Drago, è attaccato da Drago. Sì, 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 sportellata tra i due. Purtroppo Alesi è stato attaccato da Drago perché si è ritrovato Z Pro Mauro lì davanti e non è riuscito a dare troppo acceleratore, perché sennò purtroppo finiva peggio per Z Pro Mauro. Quindi buona Flaminio in questo momento in quinta posizione, vediamo se ha il passo per andare a ricucire questi 3 secondi 8 in questo momento da cartista e andarsi a giocare poi il podio insieme al suo compagno di squadra. Cartista fuori dal DRS nei confronti di Just Lawler. Occhio perché potrebbe essere un punto molto decisivo per Just Lawler e Mike Mai se si stanno, tra virgolette, scrollando di dosso il buon cartista. E comunque bene, lo dog gira ancora su tempi molto molto buoni, anche perché rimane costante a 5 secondi, 4 secondi 8 di il distacco che ha da Mike Mai. Vedremo poi con la sua sosta dove potrà uscire e soprattutto che strategia farà, perché a questo punto se allunga abbastanza con questa gomma media potrebbe a sto punto fare anche media soft soft, o se no una più conservativa media media soft. Intanto il buon Max Basile, che salutiamo con molta gioia, ci chiede se per Birillo una sola sosta andando su hard è una bestemmia. Non te lo so dire, Max. So che la hard è una buona gomma al 50%, perché continua a mantenere un ritmo non eccelso, ma continua a mantenere quel ritmo lì. Non so se alla 100% il ritmo che ha la hard potrebbe essere guagliato da fare una sosta in più, ma avere una gomma media al posto di una gomma hard. Quindi questo purtroppo non te lo so dire, potremmo scoprirlo però vivendo questi giri che mancano del Gran Premio d'Olanda per la Pro League. Guardando la gomma di Birillo Dog, comunque ha fatto 25 giri, non ha ancora perso tantissimo di ritmo, quindi penso che la gomma media sia molto molto buona. E continua a fare questo elastico tra 4 secondi 8 e 5 secondi di distacco da Mike Mai. Vediamo. Con 20 giri in più di mescola, quindi attenzione. Sì che Mike Mai si sta difendendo da Just Lawler, però magari una lotta là davanti, una lotta dietro a Birillo potrebbe anche tutto sommato aiutarlo e magari poterlo portare a fare una sosta. Tanto Giovi molto vicino ad Alesi. Giovi aveva montato una gomma soft, quindi l'unico ad aver discostato la strategia degli altri. Vediamo un po' cosa potrà fare. Soft soft media a questo punto penso che farà il pilota dell'Alfa Tauri. In questo momento in ottava posizione, si mette dietro al suo compagno di squadra Drago Lievitato in settima posizione, che a sua volta è dietro a Flaminio che si è fatto passare da Z Pro Mauro. Penso sia stata una scelta saggia quella di Flaminio, perché Z Pro Mauro ovviamente ha fatto vedere che ne ha un po' di più di passo in questo momento. Magari quel testa coda ha compromesso un po' l'usura delle sue gomme, ma vediamo se riusciranno i piloti in questo momento in quinta, sesta e settima posizione a ricucire il distacco che c'è per andarsi a giocare poi il podio. Attenzione perché potrebbe star calando la
la gomma di Birillo in questo momento, potrebbe essere un'indicazione per poi andare a vedere cosa faranno i piloti che hanno montato gomma media da 5 giri. Per sotto decimi in questo giro, non so se è Mike Mai che inizia ad avere in temperatura la sua gomma media. Molto molto bene quest'oggi il pilota della Mercedes. Quando mancano 44 giri al termine, altri 3 secondi di penalità per John Rambo e fanno 6. Fanno 6 per la McLaren, attualmente purtroppo in ultima posizione. Continua a mangiargli qualche decimino Mike Mai su Birillo Dog. Cartista ha fatto una grandissima staccata, una grandissima frenata a curva 11. È andato in bloccaggio l'anteriore destra. Ah, colpo di scena pesantissimo. 3 secondi di penalità per Just Lawler. Per Just Lawler, bandiera gialla al T1. Vediamo cosa è successo. Al T1 dovrebbe essere John Rambo, l'unica macchina in quel momento a transitare nel primo settore. E comunque 3 secondi di penalità di Just Lawler, che in questo momento... Oh, John Rambo! John Rambo fortunatamente era fantasma. Attenzione, perché se lo trovano davanti sia Mike Mai, Just Lawler e Cartista, che stavano transitando lì in quel momento. È gara da dimenticare purtroppo per il pilota McLaren. Aria di 2K, salutiamo il buon Raffaele Lelli, il buon Hiroshi, la voce della Prime League, che penso che abbia finito di girare e è venuto a trovarci. E quindi gli diciamo che in questo momento Birillo Dog è in testa, ma deve ancora fermarsi per montare, per fare la sua prima sosta, mentre dietro c'è Mike Mai, Just Lawler e Cartista, tutti attaccati, con Just Lawler che ha 3 secondi di penalità, che si stanno giocando il podio e la vittoria. Nel frattempo Lorenzo sta cercando di utilizzare tutti gli attrezzi a disposizione. Sento che c'è, ho perso la speranza, perché purtroppo ormai con questo mi gioco sa che... Ha semplicemente deciso a un certo punto di che non era più il caso di mandare le telemetrie, quindi non... accontentiamoci di guardare la gara in modalità manuale, come come solito, come i vecchi tempi, no? Non è che tempi, non è che dici vecchi tempi, l'anno scorso, cioè 5 mesi fa, sì. Quindi... come l'anno scorso. Sembrano passati eoni quando da quando non utilizzavamo il live timing, invece solo 4-5 mesi fa. Purtroppo la tecnologia con e master, a questo punto mi sento di dire. Infatti, no, non sempre, non sempre lavora. Non sempre lavora, ecco. Ah, 3 secondi anche Birillo. E altri 5 secondi. No, ha preso solo 5 secondi. Avevo visto l'avviso, pensavo che fosse da... Ah, sei andato in automatico. Sì, no, è che purtroppo io... 3 secondi per Antoine Seppo. Vado spesso in automatico. 3 secondi anche per Advance. E il buon Birillo quindi ha fatto 30 giri su queste gomme medie. Attenzione, perché in questo momento potrebbe anche fare 2 soste su gomma soft. Cioè un'altra sosta per montare una soft. È uno scioglilingua. Tanto il buon di legge ci dice: io spero che riescano a stanziare un budget decente per il gioco nuovo. Io voglio essere ottimista sotto questo punto di vista. Purtroppo c'è stata questa pandemia che ha sicuramente influito sul lavoro dei tecnici Codemaster, e spero sia questo del perché questo gioco quest'anno ha tanti problemi sia di server sia di bug. No. No?
Lei quindi è pessimista? Ti smentisco clamorosamente. Ci sono passato dal 2010 in un quindi... e, poi, e poi considera che il mondo dell'informatica è uno di quelli che ha risentito meno di questa cosa, perché la gente può tranquillamente lavorare anche da casa, quindi no, non usiamo queste scuse. Io sto tentando in tutti i modi. Dobbiamo provare a scusarli, dai. Sto tentando in tutti i modi. Il fatto che la gente sta a casa gioca di più al gioco, quindi gli dovrebbe dare anche una maggiore entrata monetaria e più segnalazioni di bug, eccetera. Quindi, insomma. Ma secondo me sono già proiettati la nuova console. Secondo me anche. Onestamente. Altre che è uscito il gioco sono già proiettati. L'hanno fatto così col 2014, l'hanno abbandonato dopo 2-3 mesi. Attenzione, intanto Birillo Dog, un acceso duello con Giovi, duello tra Alfa Tauri e Red Bull, quindi dalla stessa casa madre, tra virgolette, anche quest'anno. Comunque questo 2020 è stato sconcertante anche per il fatto che la buona vecchia scuderia Toro Rosso è diventata Alfa Tauri con un nome bruttissimo per me. Fortunatamente, parere mio, la livrea l'hanno azzeccata, però. Perché qualcuno non sarebbe d'accordo, però io sono d'accordo. Perché quel bianco con quel blu è bellissimo. Vabbè, intanto da Dovizi ha passato agli Brazzers. E si è portato in nona posizione. Vediamo se il pilota in questo momento in vesti Red Bull potrebbe tentare. Just con Mike Mai. Oh, appaiati prima della. La curva fatidica e Just Waller passa. Se sorpasso niente male. All'interno. Attenzione, colpo di scena, ce lo dice Fitzaro, che Codemaster è stata acquistata dalla 2K. Non lo sapevi. No, non lo sapevo. Di cosa stavamo parlando? Scusa, non stavamo parlando di quello. È uscita oggi la notizia, già in realtà va bene, già nei giorni scorsi. Non è che è uscita un mese fa, è uscita oggi. Si era parlato di nuovi fondi, di cose, quindi pensavo che stavi parlando di quello. No, io pensavo Aria 2K. No, il buon Hiroshi ci aveva scritto Aria 2K, no? E io pensavo 2000 follower, cioè capito, ero già improntato su canale Twitch. Dovrebbe essere l'azienda che si occupa anche del gioco di basket, NBA, fa WWE, è una buona azienda, però bisogna vedere cosa succederà per il gioco di Formula 1. Questo terranno chiaramente GTA, la quelli di GTA, team. Di Red Dead Redemption, insomma, non è che... Perché 2K ha anche Rockstar? Tecco questi qua, sì. Rockstar. Sì, dovrebbe essere dentro comunque il pacchetto, sia 2K che Rockstar. 2K c'è l'NBA che era fatto bene, ora non sono un esperto, ma leggevo recensioni, diciamo, buone. Eh sì, scusate ragazzi dalla chat, ma io ormai sono improntato su Twitch, quindi pensavo 2000 aria da 2000 follower. Abbiate pazienza, sia il buon Di Lecce che il buon Raffaele Lelli. Intanto, Just Lawler è passato... torniamo in pista e Just Lawler è passato in testa e ha fatto... Che è successo? Cosa è successo? Vabbè. Ok. Just Lawler è passato in testa, è andato a 8 decimi dal buon Mike Mai. E là dietro non è cambiato niente, se non Birillo Dog sta ovviamente con queste gomme soft, sta risalendo di gran carriera su Drago Lievitato, quindi vedremo cosa farà il pilota Red Bull. Continua a fare giri veloci, 1:12.191. Con Giovi che a 17 giri su questa gomma soft dovrebbe poi andare su gomma media e completare la sua strategia. Flaminio rimane sempre attaccato al codone della AS di Z Pro Mauro, che stanno tentando in tutti i modi di andare a ricucire il distacco, che in questo momento è di 3:09 dal trenino, in questo momento in prima, seconda e terza posizione, che si sta giocando la vittoria. Con Just Lawler che rimane comunque a 8 decimi da Mike Mai, comunque è sempre in zona DRS. Tanto ci chiedono un recap delle penalità, caro Lopeschi, se si è smutato. Mike Mai fuori dalla zona DRS.
Allora, avevamo sempre 3 secondi per Rambo, poi c'erano i 3 secondi per Just Lawler, 3 secondi per Just Lawler, 3 secondi per Advance Apple e per Aieie. I secondi per Rambo, scusate, sono 6. Molto bene, molto bene. Grazie, signor Tamorri. Noi andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in questo momento in pista. In realtà ben poco, se non che Birillo Dog ormai è arrivato nel codone dell'Alfa Tauri di Drago Lievitato e si può giocare la sesta posizione con il pilota Alfa Tauri, che è a sua volta nel codone della Williams, che è a sua volta nel codone della Haas. Quindi si potrebbe portare in quarta posizione Birillo Dog. Attenzione, altri 3 secondi per John Rambo. È uscito molto forte Birillo Dog, ovviamente sfruttando questa gomma soft. Vediamo se riesce subito l'attacco su Drago Lievitato, che fa una grandissima staccata per tenersi là a sesta posizione. Vediamo, vediamo. Uscita dell'ultima curva, andiamo in onboard con Birillo Dog. Ne ha molto di più in questo momento, infatti passa agevolmente l'Alfa Tauri di Drago Lievitato. E adesso si trova davanti Flaminia e Zeta Pro Mauro. Potrebbero, ovviamente con questa gomma soft, non so quanto riesca a tirare Zeta Pro Mauro e Flaminio, però potrebbero tentare di lasciarlo passare senza problemi e tentare di aggrapparsi con le unghie e con i denti al posteriore della Red Bull di Birillo Dog per ricucire qualcosina e tentare poi di giocarsi qualche posizione più importante, sia Zeta Pro Mauro, sia Flaminio, sia Drago Lievitato. Sì, ma sarebbe un gioco pericoloso perché comunque John Rambo credo sia entrata una safety car. Safety, infatti, car. Sì, safety car, colpo di scena. Quando eravamo arrivati nella seconda parte di gara, da qualche giro, da un giro, quindi si azzera tutto e vediamo cosa succederà. Just ai box, lo seguono mica mai, lo segue Cartista, ovviamente tutti andranno in box, forse per mettere una gomma gialla a questo punto. Sì, penso di sì. Riusciranno con la gialla ad arrivare alla fine, sì. Metteranno la gialla. E gomma questo gialla. Non fa gioco al povero Birillo, che in questo momento si stava veramente giocando un rientro alla grande sulle posizioni da Birillo, ha anche la penalità da scontare. Oddio, a sto punto è meglio perché ha questa penalità da scontare. Sì, ma perdere posizioni per carità, devi recuperare su questa pista è difficile. Per carità, però intanto ne ha perso una su Drago Lievitato, quindi tutto sommato gli è andata anche abbastanza bene, ecco. Aie Brazov continua un 16 giri di gomma media. Magari non ha più gomme medie il buon pilota della Racing Point. Tanto i box ovviamente tutti all'esi gomma soft. Gomma soft nuova per Alesi. Gomma hard per Mauro Gold. Anche lui penso abbia finito le gomme medie. E Alesi a questo punto penso farà due stint di gomma rossa, perché la gomma rossa massimo abbiamo visto che dura 20-22 giri. Sì, sicuramente. La gomma gialla invece abbiamo visto che dura il buon Birillo con il carico di carburante e tutto il resto ci aveva fatto 30 giri, quindi... Beh, comunque se dura 22 giri una rossa nuova, forse trattandola con i guanti. Ma devi spezzare comunque, devi fare ancora una sosta. No, sì, in effetti sì, comunque serve un'altra sosta. Cioè, per carità, poi magari, allora, fossi primo, magari puoi dire prendo quei secondi di vantaggio e spero nelle lotte dietro e me la posso giocare una sosta in più. Però secondo me Alesi ha dovuto mettere questa gomma sosta. Una situazione strana succedendo? Qua sul rettilineo. C'era un pilota che doveva rientrare in box. Advance Apple. Advance Apple, la Yeye continua. Vediamo che gomma mette Advance Apple. Gomma media. A sto punto io credo che Alesi abbia finito le gomme medie. È probabile anche questo, eh.
Vediamo, vediamo. Quindi probabilmente la safety car rientrerà al prossimo giro, se non in questo, e quindi poi vivremo 32 giri tutti tirati, tutti con il fiato sospeso per vedere chi vince, chi riuscirà a vincere questa, questo Gran Premio di d'Olanda. La prima volta nella storia che Formula Italian Team arriva in Olanda. Ovviamente non per il mondiale di Formula 1, anche perché, come dicevamo in apertura di live, era 35 anni che dal 1985, con la vittoria di Niki Lauda, era stato l'ultimo Gran Premio del GP di Zandvoort con ancora la configurazione vecchia. Intanto la safety car rientra in questo giro. Quindi vediamo come andiamo davanti. Vediamo Just Lawler come gestisce la ripartenza. Rallenta già. Zigzaga in curva. Mamma, io non avrei mai fatto una cosa del genere. Ecco perché io sono in prime. Probabilmente. A scaldare le gomme in curva. Rallenta moltissimo. Attenzione perché potrebbe crearsi una situazione di tamponamenti a catena. Mamma mia, sto vedendo cose molto pericolose dietro. Vediamo, continua a zigzagare Just Lawler, riparte in questo momento il GP, è partito fortissimo Just Lawler, è partito fortissimo, invece Mike Mai un po' piantato, vediamo se Cartista ne potrà approfittare. Mike Mai tira una gran staccata, attenzione dietro perché sono un gruppo di macchine con Flaminio che viene sorpassato in questo momento da Dragon Lievitato all'esterno. E fa una grandissima mossa il pilota dell'Alfa Tauri. Ha provato a infilarsi interno Flaminio, che era uscito molto meglio dalla safety car, ma non è riuscito a chiudere il sorpasso perché così è difesa la grande. Adesso c'è Birillo alle spalle di Fleming, che invece è molto, molto arrembato. E anche Giovi che ha passato a Yee e Bradsworth. Siamo ripartiti col botto come avevamo iniziato. Intanto largo a Yee e Bradsworth. No, danno all'ala anche per lui. Mannaggia. L'ho visto andare largo, è rientrato in pista, purtroppo c'è stato un contatto. Peccato per il pilota della Racing Point. Giovi molto vicino a Birillo Dog in questo momento, sono tutti attaccati, mentre Just Lawler ha preso un secondo e due di margine in questo momento da Mike Mai. Vediamo se il pilota della Mercedes tenterà di ricucire il distacco. Attenzione a Giovi. Birillo si difende molto bene con una grande staccata e rimane dietro. Birillo questa sera, purtroppo spiace per questa safety car, ma questa sera sta facendo vedere cose. Birillo veramente, veramente molto belle, oltre al sorpasso di Drago Lievitato che aveva fatto proprio ai danni del buon Birillo all'esterno in questa curva che state vedendo in questo momento. Aveva fatto una grandissima manovra Drago Lievitato. Ne abbiamo viste di belle questa sera. Un secondo e quattro, intanto continua a guadagnare qualcosina Just Lawler. Tanto c'è una bandiera gialla, penso sia, sì, purtroppo Yee e Bradsworth che continua con questo danno all'ala. Un secondo e sei. Tanto sono curioso di vedere Alesi cosa farà con questa gomma soft che è dietro ad Adoizzi. Ovviamente in questo momento è difficilissimo tentare di sorpassare, perché dalla prima fino all'undicesima posizione sono tutti nel DRS di tutti tranne Mike Mai. Quindi potremmo dire dalla seconda fino all'undicesima posizione. Non ho ben chiaro cosa sta facendo Aiei in questo momento. Lo vedo andare molto piano. Sì, è vero che ha un danno all'ala. All'ala, però non ha una foratura, non ha molto senso. Penso che abbia le gomme strariscaldate e voglia andare piano piano. Mezzo giro che sta facendo così. Quello che volevo segnalare, cioè. Sì, la sensazione è che stia aspettando, non so cosa, sinceramente. Allora aspetta. Ero su di lui. Ma ormai aspettare, penso ormai sia fantasma, quindi. Sì, no, ma non capisco. Magari si è scaricato il pad. Pensiamola così.
perché l'ho visto tante volte diventare fantasma, non vorrei che gli si sia scaricato il pad. Ah, ecco il pad, male, attenzione. Attenzione, perché safety car, questa è la tipica manovra che è il motivo per cui diciamo di ritirarsi ai box, quindi spero che questa venga notata, insomma, ecco. E quindi altra safety car dopo quattro giri di libertà, anzi due giri di libertà. C'è un'altra safety car per il ritiro di Ayea Bradzorf. Ormai credo... attenzione, perché Birillo, Ganu e Dado Izzi sono andati a montare una gomma soft. Ecco, questa non l'ho capita. Sono 29 giri da fare. 29 giri. La mossa della disperazione. No, perché comunque per Birillo lì in mezzo al mucchio sorpassare sarebbe stato molto difficile, però adesso ne deve superare ancora di più, quindi... O si aspettava che anche gli altri andassero ai box. Alesi, per esempio, potrebbe andare ai box adesso, se ha sbagliato a selezionare la gomma. Vedremo. Vedremo. Sarà un materiale in più per tentare di scoprire questo Gran Premio che sembra non voler finire, ma non perché è lungo, eccetera, eccetera, perché è veramente un gran premio. Abbiamo visto delle lotte bellissime, c'è stata sportività, specialmente Birillo Dog insieme a Flaminio hanno fatto quattro curve molto appaiati e comunque non si sono andati a toccare, anche con il buon Mister X, anche con il buon Advance Apple, che ritroviamo in nona e decima posizioni. E poi, mi permetto di dire, il sorpasso dell'anno. lo voglio come sorpasso dell'anno. È presto per dirlo. È presto per dirlo, ma lo sai benissimo. Però, ieri sera io e te stavamo provando, quella curva era sempre al centro delle nostre discussioni perché non sapevamo che cosa fare, e addirittura vederci un sorpasso all'esterno è stato, cioè, qualcosa di assurdo. Un coefficiente di difficoltà a sorpassare lì in quel modo altissimo, perché veramente col cordolo sì, esterno che appena vista, lo... perché la pista è molto stretta, quindi minimo errore di traiettoria, una velocità un po' troppo alta, un po' più di sottosterzo, e pizzichi l'erba e finisci la gara, insomma. Ma sono un po' tutti i cordoli, vedete che sono abbastanza rialzati, quindi fanno perdere tantissima trazione, tantissima aderenza alla macchina, però un sorpasso notevole da poi parte lì, del Bondal. Poi venendo in ingresso curva c'è una sorta di dosso, quindi la si va in discesa, e se anche un po', diciamo, non si ha la visibilità della curva e la macchina tende a scaricarsi e quindi ad andare anche più in sottosterzo, veramente molto difficile andare esterno in quel modo. E soprattutto si arriva senza freni, cioè non si frena per andare lì. Tutta, Safety car intanto rientra in questo giro. Portando abbastanza velocità poi da chiudere il sorpasso, perché ovviamente l'ha fatta anche molto velocemente quella traiettoria, quindi davvero bravo. Vediamo quindi la gara... Si appresta a ripartire con Just Lawler, che dovrà tentare di fare una ripartenza come nella prima safety car che c'è stata qualche giro fa. Si mette a zigzagare, attenzione, perché prima ci sono stati diversi avvisaglie di contatto, se vogliamo metterla così, per un rallentamento troppo brusco. Riparte la gara, Just Lawler parte di nuovo da Dio, e invece mica mai... Riparte un pochettino meglio, questa volta è stato cartista. Drago e Zeta Promauro molto vicini. Oh, Zeta Promauro all'esterno, attenzione, perché all'esterno poi può sfruttare la trazione migliore che ha la sua asse in questo momento, e fa un grandissimo sorpasso. Zeta Promauro si porta in terza posizione, attenzione, perché cartista stava per riperdere un'altra posizione su Drago, gli è evitato di nuovo all'esterno. Mamma mia, l'avevo visto partire un pochettino, e dico un ma pochettino. Drago, quanto è più veloce in questa curva rispetto a cartista. Adesso è Franco un po' no, si sono toccati. Devo dire che qui se l'è un po' cercata. L'ho visto che era molto, troppo molto vicino. Sì. Troppo vicino.
Adesso attenzione perché Flaminio tenta di sorpassarlo all'esterno con Drago che ha visto che stava andando troppo in sottosterzo e ha deciso di farsi da parte. Intanto c'è stata anche una penalità per Giovi di 5 secondi, non so il perché, penso per contatto a questo punto, perché è stata alla ripartenza della safety car. Non vorrei che sia stata per una collisione con qualcuno. Era bandiera gialla, quindi probabilmente è andata. Attenzione lì, sì, perché sul povero Drago che sta andando ai box. Molto sfortunato qui il pilota. C'è Pirillo che sta ingarellato con Marco Ganu e non ci riesce prova a superarlo. Si difende bene, ma è veramente francobollato. Ma gomme soft anche Marco Ganu, quindi sarà molto difficile sorpassarlo. Attenzione perché anche Dado Izzi si fa vedere all'esterno del suo compagno. Molto concitata questa fase di Gran Premio. Fa passare, Birillo si scansa per far passare il compagno. Oddio, ala completamente diversa sul lato destro della vettura. Io non credo l'abbia fatto passare, ve l'ho visto molto veloce. Voleva far passare, poi diciamo che probabilmente anche a causa del danno all'ala è andato un po' fuori, però diciamo l'intenzione era quella, almeno vedendola dall'inizio della manovra. Vediamo, intanto Just Lawler ha portato sopra il secondo il distacco con Mike Mai, che a sua volta sta portando sopra il secondo il distacco con Zeta Pro Mauro, quindi vediamo se ci sarà lotta a questo punto, se non ci sarà una rimonta da parte di Mike Mai su Just Lawler su Zeta Pro Mauro su Mike Mai. Intanto 1:11:09 per il buon Just Lawler, nuovo giro più veloce della gara. Penso che l'azione sarà molto per la terza posizione e a centrogruppo a questo momento, perché c'è un Advance Apple che è molto vicino ad Alesi. E Alesi e Advance Apple partivano fuori dalla top 10. Io voglio far notare questo. È vero che ci sono state due safety car, però stanno facendo una gran gara tutte e due. Advance Apple ha avuto anche parecchia sfortuna nella prima parte di gara, quindi sì, sono un po' a paro, Questa seconda safety car ha completamente distrutto la gara di Birillo, che adesso col danno all'ala si trova ultimo e staccato, quindi veramente è andata proprio male. Già con la prima è uscito compromesso, con la seconda proprio. Tanta attenzione perché Flaminio è molto molto vicino al buon cartista. Quindi vediamo. Oh, 3 secondi. 3 secondi anche per Flaminio. L'ho visto in diretta. È vero, ricordiamo che il buon Just ha 3 secondi. Quindi sta tentando ovviamente di staccarsi da Mike Mai e dal gruppone dietro. In questo momento riuscirebbe a tenere la posizione sul suo compagno di squadra. Ma come è messo adesso, riuscirebbe ad arrivare qua. Se Mike Mai riuscirà a riportarsi sotto, perché anche prima in ripartenza da safety car Just era riuscito a scappare via, poi Mike Mai però era riuscito a ricucire il gap, rimettersi a distanza di DRS, trainandosi tra l'altro dietro tutto il gruppetto. Quindi in questa circostanza vediamo se Mike Mai riuscirà a recuperare, magari adesso che la gomma è andata un po' più in temperatura si fida un po' di più a spingere e riuscirà a ricucire. Già si trova 1 e 2 comunque. Sì, quindi attenzione. Attenzione perché potrebbe esserci anche il sorpasso in pista da parte di Mike Mai, che in questo momento sarebbe primo per i 3 secondi di penalità presi da Just Lawler. E ovviamente dovrebbe, nel caso in cui avrebbe preso anche qualche avviso, il buon Mike Mai dovrebbe stare molto molto attento a non prenderne altri. Tanto dietro Zeta Pro Mauro ha perso il DRS da Mike Mai. Quindi se Mike Mai tenta di andare a riprendere Just Lawler, sa che Zeta Pro Mauro comunque è fuori dalla zona di DRS e quindi non se lo tira dietro. E potrebbe essere un duello per la parte finale di gara. A meno che in questo caso Just Lawler non si stia tenendo. Intanto 1:11:499, nuovo giro record della gara, fatto segnare dal buon Birillo. Comunque i piloti all'inseguimento di Just non hanno penalità e non hanno abbastanza avvisi, quindi diciamo che possono stare un po' più tranquilli da quel punto di vista.
Però quest'anno con gli avvisi io non ci starei tanto tranquillo, sì, infatti. Io non ci starei tanto tranquillo, anche perché il gioco è diventato veramente molto molto severo. Questo ovviamente a vantaggio dei nostri direttori di gara. Quando vanno a chiedere i giri richiesti, ovviamente se il gioco gliene screma di più, ecco, non è che ci faccia veramente tanto tanto schifo, ecco, questa cosa qui. Anche perché l'anno scorso delle volte era assurdo dal lato opposto il gioco, cioè permetteva anche troppo. Quest'anno, in certe situazioni non permette niente, tra virgolette. Tanto Pirillo Dog, sì, ci altro... sono un po' di animi caldi in chat, ma come abbiamo detto ai ragazzi, non è un ring la chat, di controllarsi un attimo e soprattutto di essere educati, perché certi termini non sono accettati, quindi è un discorso che va anche di educazione, oltre che di, diciamo, di, non è il luogo adatto per parlare di certe cose. La chat l'abbiamo sempre detto a caldo. Sì, io stavo notando, ma ovviamente ho preferito sorvolare per non creare, ecco, altra tensione. Andiamo in pista, che è meglio. Siamo qua per divertirci, ragazzi, quindi seguiamo questa gara quando siamo ormai a 21 giri al termine con Just Loller in 1 secondo. Sì, in 1 secondo. Ciao, ciao Andre. In 1 secondo e 6 di vantaggio su Mickey Mai. E poi Z Pro Mauro subito dietro. Ecco, in questo momento Just riuscirebbe a tenere il podio, visto che Artista scodare con una buona decisione in uscita da curva 4. E poi Flaminio subito dietro alla Racing Point di Cartista. Flaminio, sì, è vero, ha questi 3 secondi di penalità, però potrebbe anche tentare di giocarsi il podio o fare il gioco del suo compagno di squadra e far perdere secondi sia Cartista che Z Pro Mauro. Quindi attenzione. Sì, diciamo che comunque Flaminio potrebbe aiutare molto Just se riuscisse a rientrare su Mickey Mai. Attenzione, forse errore di Just Loller, perché il distacco è andato a 7 decimi in questo momento. Quindi Mickey Mai può azionare il DRS già qui. Occhio, perché una papabile lotta potrebbe far perdere tante posizioni a Just Loller, perché dietro sono tutti molto attaccati. Attenzione, quindi si infiammano gli ultimi 20 giri del Gran Premio d'Olanda. Sarà molto difficile per Just adesso ricacciare via Mickey Mai. Eh sì, perché quest'anno il DRS... Era già dall'anno scorso che il DRS, ovviamente con i regolamenti dell'ala posteriore portati appunto nel 2019 dalla FIA, che prevedevano un'ala posteriore molto più larga, quindi più grande, e il DRS dava non più 20-25 km orari, ma arrivava già a 30-35-40 km orari in più azionandolo su determinate piste. Ovviamente su questa pista, che magari i rettilinei sono un po' più corti, comunque effetto lo fa, ecco, fa più effetto del 2018, questo è sicuro. E però questo DRS ormai ti dà almeno 3-4 decimi a giro. Oh, Giovi 3 secondi di penalità, e quindi attenzione, perché insieme a Flaminio prima li ha scontati, ma... non credo. Di no. Non credo, quindi in questo momento ha 8 secondi di penalità. Attenzione a Giovi. Dovrebbe tentare di sorpassare Flaminio, anche perché ha gomme medie, dovrebbe tentare di sopravanzare Flaminio e poi tentare, tra virgolette, di recuperare più tempo possibile per non perdere molte posizioni in griglia. Ti confermo che non dovrebbe averli scontati, perché li ha presi rientrando ai box nell'ultima sosta durante safety car, quindi non credo gliele abbiano fatti scontare. E quindi 8 secondi di penalità, sono tantini. Alesi intanto penso che stia perdendo un pochettino di prestazione nei confronti di chi ha le gomme medie, perché è uscito dal DRS di Giovi, è 1 secondo e 1, è dietro al suo compagno di squadra.
E vediamo se ci sarà gioco di squadra. E dal muretto Ferrari sì. Dicono alla Lesi di far passare Advance Apple, e infatti è così. Anche perché Advance in questo momento ha gomme medie, e le gomme medie dovrebbero portare tranquillamente i piloti a fine gara. Attenzione perché da Dovizi passa Marco Gann. Sì. È sfortunato anche il buon Dado Izzi, che era nel gruppetto di testa fino a un certo punto. Poi un errore purtroppo l'ha portato ad arrivare addirittura ultimo, e piano piano un po' sta risalendo. Sì, l'ultima safety car gli ha dato una grande mano. Mica mai sempre mezzo secondo da... da Just Loller, ma sta aumentando il distacco che c'è tra Michemai e Z Pro Mauro, quindi attenzione. Sì, perché adesso Michemai si è attaccato e si sta sì. facendo tirare via sostanzialmente, quindi se dovesse finir così Just Loller salverebbe il podio, perché il kartista a sua volta è fuori dalla zona di RS di Z Pro Mauro, quindi deve, almeno se vuole tenere la seconda posizione deve tentare il tutto. Attenzione per tutto Fleming, in Fleming su kartista, lo vedo si comincia a far vedere. Kartista si fa tutto verso l'interno per tentare di difendere la posizione. Mamma qua, kartista ha preso il cordolo, quasi perde la vettura. Vediamo quindi la Williams di Flaminio. Ovviamente ha perso un pochettino proprio per il controllo un po' incerto che ha avuto. Però può ancora contare sul fatto che è in zona DRS e che Z Pro Mauro, attenzione perché ha perso qualcosina sia dal duo là davanti sia da kartista che si è rifatto sotto ed è di nuovo in zona DRS. Quindi purtroppo per Flaminio l'unica volta che poteva tentare l'attacco su kartista che non aveva il DRS è stato il giro prima, con kartista che aveva fatto uno scarto verso l'interno per proteggere la traiettoria e la posizione, e ci è riuscito ampiamente direi. Attenzione perché Z Pro Mauro è a 2 secondi in questo momento, e quindi si sta concretizzando anche il fatto che Just Loller e Michemai. Mauro Gold si colpisce con Mister X, distrugge completamente l'ala anteriore. Mannaggia. Curva 1. Mannaggia, peccato per Mauro. C'entra. Ah, attenzione, attenzione, è entrata una safety car virtuale. Virtual safety car. Signori, tre safety car virtuali, se non mi sbaglio, una al secondo giro, una prima dell'entrata della safety car e una adesso, e due safety car. Un GP d'Olanda pazzesco, e la Pro si rivela ancora una categoria molto molto frizzante, tra safety car, server che esplodono quando deve correre la Pro League e tutto il resto. Purtroppo ne stiamo vivendo di belle quest'anno con questa Pro League. E guarda lì, e guarda lì, Z Pro Mauro, grazie a questa Virtual Safety Car, ha ripreso Michemai. Si è riagganciato. Cioè, poi l'ottimo funzionamento della Virtual Safety Car. Allora, anche nel... Michemai, attenzione, perché è uscito dal DRS, quindi deve stare molto attento perché è lì. Ma io mi chiedo, no? Anche nella realtà c'è questo problema. Ma perché non la tolgono? Cioè, se c'è un Delta, com'è possibile? Ha recuperato un secondo Z Pro Mauro sotto safety car. Io ti dico che quando succede a me di solito è perché per paura di prendere penalità sì. mi tengo magari molto lontano, magari sì. quello davanti invece sta più stretto e finisci col rimetterci. Beh, la Virtual Safety Car fece vincere anche nel 2017, se non mi sbaglio, un Gran Premio di Australia a Vettel. Non mi ricordo se 2017 o sì, 2018. L'Australia era il 2017. Non ricordo perché me lo proprio lui fece mia suocera brutalmente. Ah, così brutal. Cioè, ha detto, guarda, Vettel l'ha vinto, perché safety ha vinto. Oggi ha vinto la Ferrari. No! Io mi dovevo ancora guardare, vabbè. E comunque vinse, appunto, per quello che dicevi tu, cioè rimaneva molto più stretto nelle curve, facendo molta meno strada e riuscendo poi a rientrare davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton,
e vinse poi la gara Sì, dell'Australia. anche perché poi, se non ricordo male, all'interno della corsia box si può accelerare, non c'è il delta, quindi praticamente in tutta la corsia di ingresso e di Vai uscita, più no, di veloce uscita che no, di nella. ingresso si può accelerare di più e quindi diciamo ha guadagnato quei decimi preziosi che gli hanno permesso di uscire davanti. Attenzione, intanto 3 secondi di penalità per Birillo Dog, per ammonimenti multipli. Birillo insieme a Mauro Gold sono quelli che diciamo, ci hanno rimesso di più nella seconda parte di gara. Purtroppo Mauro stava facendo del suo, ovviamente le sfighe, il partire non in ottime posizioni, i danni all'ala, insomma anche all'inizio gara aveva rotto l'alettone. Adesso si trovava in gomma hard e stava comunque riuscendo a tenere dietro abbastanza facilmente Danduizzi e Mauro Gold che avevano la soft invece. Poi purtroppo ha colpito, non ho visto bene con la dinamica, però mi sembra che abbia colpito Mister X davanti a sé in percorrenza di curva 1 e diciamo, la sua gara adesso è definitivamente E compromessa. a proposito di Mister X, c'è Dadoizzi che lo tampina come fosse la sua ombra, ovviamente perché ha gomma soft e in questo momento ha 3 decimi Sì, da ma Mister non X. c'è due senza tre. Prima Advance Apple, poi Mauro Gold, io starei attento a stare dietro a Mister X. Passa, passa senza. Oh, no, mamma mia, stavo dicendo passa senza Quanto troppi sono cattivi i problemi. cordoli su sta vista. Mamma mia! Oh! Mamma mia, che si sono sfiorati proprio. Meno male che non ho finito la frase perché sennò era una tipica gufata. Stavo Attenzione dicendo. qua, attenzione perché ci potrebbe provare a fare una mossa strana da Dovizi. Guarda, non credo. Non credo anche Dici? perché. Io lo Non. vedo molto vicino, eh. Anch'io, Lo vedo molto però. in lizza per diventare il terzo, Però se continua così. sappiamo quanto il buon Mister X sia un osso duro da passare. Ecco, quindi. Sì, però Secondo me. appunto, diciamo che proprio conoscendolo eviterei di stargli attaccato qua, piuttosto cercherei di attaccarlo nel rettilineo. Perché qua non alza, qua non, se ti vede appaiato non alza, non molla, diciamo così. Vabbè, non penso Quindi. che nessuno alzi, ecco. Diciamo che dipende dalla situazione di Oh, gara, ma sì, 3 secondi. dipende dalla situazione di gara, in certi casi Anche potrebbe non avere Dadoizzi, 3 secondi di senso. Sì, penalità. l'ho visto pure questo, Nello stesso come l'ha punto di presi prima Alesi. Flamin, sì. Anche Just Lol. Eh sì, quel cordolo esterno che porta poi all'ultima curva è molto facile prendere un avvertimento per limiti della pista, anche perché lì c'è una curva che sembra facile, ma è molto stretta, invece da fare da quarta, quinta marcia, ecco, quindi non c'è neanche E tanto da poi frenare. c'è la complicazione aggiuntiva che quando sei in scia a qualcuno e vuoi superarlo, devi per forza uscire fortissimo da quella curva. E stando in scia con il disturbo aerodinamico, la macchina tende a sottosterzare, quindi a scivolare verso l'esterno, dove poi appena superi la linea, anzi a volte anche senza superarla, subito arriva la bastonata dell'avviso e diciamo bisogna stare molto attenti lì. Alla fine la frustrazione porta a esagerare e se ne pagano poi le conseguenze. Molto bene, molto bene. Intanto Mickey Mai continua a rimanere a mezzo secondo da Just Loller. E invece Zeta Pro Mauro è ritornato in zona DRS. Infatti riesce a spalancare l'ala mobile in questo momento. Kartista è uscito dalla zona DRS di Zeta Pro Mauro. E intanto, dai sapienti mezzi che vedo, che mi è arrivata una notifica, è pronto al 61esimo giro il Driver of the Day. Sul nostro canale Telegram, Formula Italian Team Official Channel, c'è il sondaggio per il Driver of the Day. Votate chi vi ha fatto emozionare di più in questo Gran Premio e fatecelo sapere. Alla fine, con le interviste dei piloti, andremo ad eleggere l'uomo del giorno, come dice il buon Enrico Masserini. Per te Lore, se vuoi dare qualche consiglio di voto ai Io posso nostri dire chi ho spettatori. Vabbè, votato, però se lo dico poi se gli porto sfortuna finisce su. male. Io ho votato il mio pronosticato, quindi mica mai. Mickey Mai, beh, in effetti, comunque ha fatto una gran bella gara il buon Mickey Mai. Io sono indeciso se votare Advance per dargli almeno
una soddisfazione, ecco, in questo Gran Premio, dato che ha fatto vedere di avere veramente un buon passo, e poi purtroppo per faccende sfortunate ha dovuto un po' modificare la sua strategia, oppure se ne ha dato Izzy. Ah, mamma mia, Mister X distrugge in uscita di curva, no. 1 in trazione, parte completamente la vettura al posteriore verso sinistra. Attenzione perché entra un'altra safety car con questo crash. Mamma mia, tre safety car, signori, a 10 giri dal termine si riscrive tutto. E questo, signori, va a penalizzare tantissimo Just Lawler. Eh sì, anche se effettivamente stavano già tutti lì dietro, quindi non è. Però già c'era Cartista un secondo e Flaminio un po' più indietro, quindi magari il podio qui deve fare 7/8 giri da qualifica, sì, per staccarsi il più possibile da chi ha dietro. E adesso ti dirò un'altra cosa, dubito che qua davanti si fermeranno a questo punto, perché se si ferma ad esempio Justin e nessun altro si ferma, si rischia di trovarsi in fondo al gruppo, no? E a questo punto chi sta dietro e si fermerà avrà un vantaggio di mescola incredibile. Attenzione, perché Just Lawler era andato dritto per dritto, mica mai si era scostato tutto verso la corsia dei box. E il buon Z Pro Mauro ci stava cascando, perché poi mica mai ha fatto finta e è andato tranquillamente per la sua strada. È quello che dicevo, chi sta davanti adesso non si fermerà perché rischiava troppo, e quelli dietro si sono fermati, hanno messo una rossa nuova che adesso gli sarà il delirio, un vantaggio incredibile. E rientra Mauro Gold e Birillo di nuovo per l'ennesima volta, e Drago. Quindi questi tre che erano completamente fuori dai giochi adesso rientrano ancora una volta, questa volta a pari mescola, e avranno 10 giri per cercare di fare un miracolo. Penso che ne vedremo delle belle adesso. Anche perché, se non sbaglio, Giovi dovrebbe anche aver scontato i 5 secondi di penalità sì, a questo punto. Quindi me ne rimangono 3 a pari con Flaminio e Just Lawler. Esatto. Quindi sarà. Advance non si è fermato, attenzione, sarà il primo ad essere caricato dalla mandria. Caricato di su gomma soft che si trova dietro. Oh, vedrai tu quando ripartono come va a finire. Allora, film stampato. Abbi pazienza, ci sono state 3 virtual safety car, 3 safety car ancora che dici caricato come la mandria dei bufali da dietro. Vedrai che succede. Ha una media con 23 giri dietro a tutta gente con la soft nuova. Secondo te come potrà andare a finire per ma non solo per lui. Guarda, ti rispondo dopo a microfoni spenti con me. Io ti dico che oggi, che in questo momento, per Fleming si è messa di un bene, nonostante i 3 secondi. Tanto anche vogliono anche a penalità, quindi vogliono un recap di recap penalità, per cortesia, signor Lopez. Facciamo dalla questo recap chat al volo, facciamo questo recap perché a questo punto è abbastanza importante vedere la situazione. Allora, se non sbaglio, Just Lawler 3 secondi, vediamo se ha qualcos'altro. No, mica mai dovrebbe essere pulito ancora, nessuna penalità per lui. Alle sue spalle c'è Z Pro Mauro, anche lui credo pulito, non abbia nessuna penalità, però ha 2 avvisi, quindi attenzione, deve stare molto attento. E poi abbiamo Cartista, che pure lui è pulito con un solo avviso. Advance Apple ha una penalità di 3 secondi. Lemin dovrebbe avere la penalità di 3 secondi che avevamo visto prima, quindi attenzione perché comunque ha anche un altro avviso. Giovi anche dovrebbe avere 3 secondi. Sì, confermo. E poi Alesi credo sia pulito, non mi sembra di portare penalità. No, invece sì, ha 3 secondi Alesi. Li ha presi insieme ad Adoizzi, questo ne sono sicuro. Ah sì, giusto, lo stavamo giusto dicendo prima. Marco Gano invece è pulito e Adoizzi mi sembra che l'aveva presi 3 secondi. Sì. Infatti confermo. Poi vabbè, ci sono in fondo Drago, Drago e Birillo con... No, Drago dovrebbe essere pulito, mentre Birillo dovrebbe avere 3 secondi, se non sbaglio. Sì, infatti 3 secondi per Birillo. E l'ultimo della fila è Mauro Gold, che ai box ormai ci ha preso l'appuntamento perché ha 5 soste. È incredibile ha cambiato tutte le mescole. È incredibile che abbia ancora gomme il box dalla parte sua della McLaren.
Però attenzione, perché ti volevo segnalare che infatti ci sono alcuni piloti che probabilmente hanno una soft che, per quanto appena montata, non è nuova. Infatti, se non sbaglio, Birillo Dog ha una soft con 4 giri. Quattro giri, sì. Intanto, per rispondere a The Only Super LOL, bellissimo nome, io ti dico, guarda, Just non poteva scontare la penalità ai box, si possono scontare solo le penalità di 5 secondi, quindi magari, che ne so, accelerazione per corsia dei box, ignora bandiera gialla, tutte queste penalità che ti danno 5 secondi le puoi scontare ai box, invece quelle da 3 secondi per avvertimento dei limiti della pista non si possono scontare i box. C'è stato un commento che lo definirei commento memorabile, ma non può, non evito di dirlo È comunque. quello che volevo dire io, ma non lo volevo dire in quel È lo modo, e stesso lui l'ha concretizzato alla perfezione, mettiamola così. meme che volevo mandare io, però vabbè, lasciamo Comunque, ecco, perdere. diciamo che Advanced Apple è il capofila, però poi pure quelli davanti io non starei tanto tranquillo, con quelli davanti. Hai fatto bene a dire capofila e non un'altra tipo capotreno, queste robe qua. Questo è stato un tocco di fino, complimenti. La safety car intanto rientra in questo giro nel bel mezzo di questo Ragazzi, hilare momento, hilare. preparate i poppicorni, I perché qui saranno poppycorn. 7 giri di fuoco, ragazzi, io ve lo dico, Eh sì, preparatevi. 7 giri di fuoco con gente che ha i 5 piloti davanti hanno 26 giri di gomma media, tranne Advanced Apple che ne ha 25, e tutti gli altri hanno gomma soft montata da un giro alla peggio, Birillo Dog che ne ha 5 di giri su questa gomma soft. Sì, se finora abbiamo visto una gara frizzante, Questa è, no, questa era sarà la lievemente degna conclusione. frizzante, o frizzante Allacciatevi le cinture naturalmente, che ma si riparte. ho visto mica mai dentro a Just Loller. Andrei, dica. No, Oh mica lui, no! 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 Safety car! Colpo di scena. No, No! senti Carlo, Ho settore visto 3 safety c'è car scritto. sopra, raga! Ho Cioè, visto no, safety sopra! c'è scritto settore 3 No, che per sfortuna, adesso. mica Mamma mai, mia. no! Ha Mannaggia. fatto la... Lasciamo sta. E la gufata si è avverata, signor Lopez. Chi vota? Mica Mamma mai mia. come driver of Non dovevo the day. votarlo, driver of the day. Già il pronostico era sfortunato. Sfortunatissimo, devo dire. Dopo una Vedo. gara così. Cioè, no. Con la gomma non in ottima temperatura succede in ripartenza safety car quel lavoro lì, che Mannaggia, stavo intanto facendo. Advanced Apple viene superato da due piloti, ovvero Flaminio e Giovi, con Advanced Apple che tenta di difendere la posizione su Alesi. Oddio. Alesi in questo momento è sesto Alesi e ha ha fatto gomma bene a soft, lasciarlo sì. passare il compagno, ma ecco che adesso si infila Marco Canu che va anche lungo. Oddio, oddio, perché c'è anche Drago Lievitato che tenta il sorpasso all'esterno e a sua volta da Dovizi all'interno di Drago Lievitato. È tutto un concatenarsi di Mamma Drago, quanto è sorpassi. andato? No, Dove no, va no, 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 Drago? no, no. Dove va Ci ha Drago? preso gusto di tentare sorpassi dove è impossibile praticamente. Lì era anche pericoloso per Tanto toccare l'antato Flaminio Flaminio davanti, in passa terza Cartista. posizione. Flaminio per dare, Occhio penso, dietro. una mano, attenzione da, mamma mia, stiamo Dove ovunque, andiamo? da Dovizi su Oddio. Advanced Apple che mantiene la posizione per il momento. Attenzione perché ancora Advanced Apple è vicinissimo, sono francobollati, sono affiancati tutti e due con Advanced Apple che ha 27 giri di gomma media e poi da Dovizi all'esterno. Mamma, cosa abbiamo visto, signori? Cosa abbiamo visto? Attenzione a Drago Drago che è molto Lievitato. arrembante. Drago Lievitato tenta ogni pertugio per tentare di sorpassare la Ferrari di Advanced Apple. Vediamo. E intanto, attenzione, Giovi, arriva da Giovi, dietro Giovi su Birillo Dog. Cartista! Mamma mia, Attenzione. È successo di tutto perché una Drago rete. Lievitato stava tentando di passare Advanced Apple e invece Birillo Dog è riuscito a passare davanti a Drago Lievitato. Giovi purtroppo rompe l'ala, Cartista anche, penso sì, Sì, quindi. Cartista ha distrutto completamente Ed l'anteriore, è è un stato sparato colpo di nel muro. scena incredibile perché in questo momento vincerebbe Zeta Pro Passa Mauro. Birillo su Advanced Apple che adesso si trova in ottava posizione.
Attenzione perché Flaminio è su Z Pro Mauro. Flaminio è su Z Pro Mauro. Vediamo se ci tenta, se tenta qui il sorpasso. Questa gomma soft ne ha veramente tanto di più e facendo così potrebbe aiutare il suo compagno di squadra. Attenzione, Flaminio francobollato al posteriore dell'as. Vediamo se ci prova qui all'uscita di questa zona di RS. Prende molto spazio in questo momento Z Pro Mauro, si mette a distanza di sicurezza. Vediamo, momenti di concitazione anche per noi che stiamo ammirando in silenzio praticamente questo finale che ci ha regalato tantissimi colpi di scena, con Flaminio che adesso si appresta a tentare il sorpasso su Z Pro Mauro. Non ci arriva. Attenzione. Attenzione, intanto dietro Alesi sta perdendo un pochettino. Su Advance in uscita di curva 1 a pagliare verso curva 2. Ancora Advance con queste gomme. Leone. Ancora Advance tenta di mamma mia. L'avevo visto male, ha tirato una scodata Advance Apple in uscita di curva 4, ma è riuscita a tenerla, purtroppo ha perso la posizione su Drago Lievitato. Dovrebbe comunque finire in top 10. L'aveva chiamata il buon Lopensky questa situazione per Advance. È finita mandria di bufali, più o meno è andata così, perché di quelli con le medie davanti ne sono rimasti solo due e ancora non è finita. Attenzione perché questa volta Flaminio è molto molto vicino e se vuole almeno tentare di arrivare a podio deve riuscire a passare Z Pro Mauro e fargli perdere qualcosina sia per lui sia per il suo compagno di squadra. Apre l'ala mobile in questo momento. Stanno dando tutti il massimo, stanno dando qua davanti. È incredibile. Non hanno più niente. E Advance subisce il sorpasso anche da parte di Mauro Gold e scende in decima posizione. Oh, attenzione, perché aveva sbagliato la frenata Z Pro Mauro e se l'era ritrovato praticamente in faccia Flaminio, ma è riuscito a non danneggiare la sua ala. Da Dovizi fa passare Birillo. Tanto Giovi fa il giro più veloce in 1:10.296. Vediamo se Birillo Dog. Oh, attenzione perché Mauro Gold è attaccato dalle due Red Bull. E attenzione perché Alesi. Perché Alesi si è riuscito a ricucire a Flaminio e Z Pro Mauro. Quindi arriva anche lui per giocarsi il podio. In questo momento è a podio. Sì, perché Alesi. Sì, vabbè, li sto di tutti. Sì. Flemin, da quando ha raggiunto Z Pro Mauro, ha smesso di guadagnare perché, non riuscendo a passarlo, sta girando sul suo stesso passo. E questo ha permesso ai piloti dietro. Sta permettendo ai piloti dietro di rientrare. Quindi per Flemin è vitale. Vitale importanza Birillo, superare. Birillo all'esterno. Mauro Gold arriva lungo. Leggero contatto. È Marco Ganu quello. Arrivale. Ah, Marco Ganu. Oh, Marco Ganu. Andaggio. C'è pure scritto sopra. Come fai a sbagliare? Va ballando. Sta succedendo di tutto. Birillo ancora vicinissimo. Mamma, si infila qua. No. Che stanno facendo? Che è successo? Si è infilato proprio di forza, si è infilato nel... No, ha rotto l'ala da Dovizi. Da Dovizi, sì. Ha rotto l'ala da Dovizi, mannaggia. C'è un bel trenino dietro, adesso c'è Drago che cerca di passare e riesce a infilarsi su da Dovizi, che ovviamente ha molte difficoltà a difendersi qua. Vediamo se Flaminio... Flamin, sì, è molto vicino, ma anche Alesi si è avvicinato tantissimo. Se Flaminio questa volta, mentre Just LOL, perché qui Alesi e soprattutto Birillo, che in questo momento ha pista libera e può esprimere il suo passo. Just LOL va a iniziare l'ultimo giro quando Flaminio tenta di passare all'esterno su Z Pro Mauro. E attenzione, vediamo se riesce a completare la manovra il pilota della Williams. Attenzione, escono appagliati e ce la fa questa volta. Ce la fa. Anche il rischio Z Pro Mauro ha rischiato di rompere l'ala. Attenzione perché un colpo di scena comunque, perché se Alesi passa Z Pro Mauro ha vinto Alesi.
se Alesi passa. Non ci credo, ha sbagliato Zeta Pro Mauro. Alesi no, in questo momento, no, disastro per Zeta Pro Mauro, mamma disastro. Mia, che peccato per Zeta Pro Mauro, ma comunque in questo momento a 7 2 sì, vabbè, 3 decimi, mancano 3 decimi per la vittoria di Just Lawler, perché a 3 secondi a 2 secondi e 7 in questo momento il distacco da Alesi. Alesi tenta di battagliare con Fleming. Fleming sta facendo un tappone. Attenzione, me. In questo momento ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta ad andare sopra i 3 secondi Just Lawler. Quindi andiamo su di lui, ultima curva. E Just Lawler passa per primo sotto la bandiera scacchi. Andiamo a vedere se Alesi ce la farà a prendere la prima posizione. Non ce la fa. No, ah no, aveva 3 secondi anche Alesi. Quindi colpo di scena importantissimo. Scordato. Just Lawler e Flaminio, doppietta per la Williams, seconda doppietta di fila sul seconda doppietta sul podio in questo campionato dopo il secondo e terzo posto che hanno ottenuto in Australia. Arriva una doppietta meritatissima per quello che ha fatto vedere poi Flaminio, che ha lottato con le unghie e con i denti per tentare di prendere la posizione su un coriaceo Zeta Pro Mauro e un Just Lawler che ha condotto la gara alla perfezione anche dopo le safety car. Pilota del giorno Alesi, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, secondo me potrebbe anche esserlo sul sondaggio del Driver of the Day sul nostro canale Telegram. Io vi ricordo di andare a votare, per chi non l'avesse già fatto, su Formula Italia Team Official Channel, il nostro canale Telegram, il sondaggio del Driver of the Day. Quindi ragazzi, è stato incredibile, pazzesco questo finale di Gran Premio d'Olanda con la Williams che trionfa con Just Lawler e Fit Flaminio in seconda posizione. Terzo, un coriaceo incredibile, Fit Alesi che mi pare sia partito 14esimo se non sbaglio, 16esimo dall'ultima posizione con ha tutto quello che è successo. Ha fatto stem in sport, eh sì, ha fatto. Solo con 3 safety car e 3 virtual ovviamente, però sì, ma è ha anche fatto difficile un gran... quando succedono questi casini, mantenere la concentrazione dopo 3 safety car è veramente molto molto dura. E quindi Alesi ha fatto un grandissimo ultimo stint. Un Marco Ganon che comunque arriva in quarta posizione, Mauro Gold, signori, Mauro Gold in quinta, in top 5, anche Mauro Gold dopo che aveva danneggiato l'ala al primo giro, aveva fatto tutta la gara all'ultima posizione, è riuscito anche a rimontare lui. Sesto Drago lievitato, settimo Birillo Dog, ottavo Advance Apple, nono Dado Izzi, decimo Zeta Pro Mauro, undicesimo Giovi, 12esimo cartista, 13esimo Miche Mai purtroppo ritirato. No, non si è ritirato Miche Mai. Lo vedo più 8 giri io, non so come mai. Boh. E comunque poi i ritirati sono Mister X. Io l'ho visto senza gomma, però lì dice più 8 giri. Del gioco, sì. Va bene. Comunque vedi che il mio pronostico della mandria di bufali alla fine preso. Di quelli sì. Che stavano davanti con la media, alla fine ne è sopravvissuto solo Just. Cioè ragazzi, io non ho più voce, cioè io mi sento la gola che è a 300.000 gradi in questo momento e mi è calata la voce tantissimo perché è stato un finale incredibile. Incredibile. Intanto, pochetto di pausa, allora ti chiedo se puoi per cortesia invitare i primi 3 piloti arrivati sul podio per le interviste. Sì, sì, lo vedo. Subito. Se no poi io devo fare tutto un casino, non si vede niente nella live. Grazie. Ma solo me devo ricordare. Alesi, Fleming, Just. Ok, credo che ci siamo.
scusate, era andato a bere un goccio d'acqua perché sennò... Eccoci qui. Mamma mia. Era andato a bere un goccetto d'acqua, abbiate pazienza. Buonasera. Ma non ho, ho la gola più secca del deserto del Sahara per tutto quello che è successo. Andiamo a salutare i piloti e partiamo dal solito incredibile Just Loller. Ormai, tra virgolette, è diventata una consuetudine che partiamo sempre con le interviste da te. È stata una gara pazza. Abbiamo visto tre virtual safety car, tre safety car, hai fatto tutte, almeno... Le prime due volte le ripartenze le hai fatte da Dio, infatti riuscivi a prendere almeno 6-7 decimi da Mickey Mai, poi al, all'ultima ripartenza c'è stato il, se possiamo dire, il colpo di scena più grande, ovvero il ritiro di Mickey Mai, che forse è stato più quello che ti ha dato la vittoria, ma anche poi la grandissima mano che ti ha dato il tuo compagno di squadra alla fine. Allora, prima cosa, c'è un tempo limite in cui mi devo aggiustare perché ci sarebbe un bel po' da parlare, sinceramente, quindi... No, in giornata! Vabbè, allora, è così. No, in giornata sarebbe già finito, purtroppo. Se gli dici in giornata c'è tipo 23 ore sì. E 50 minuti per parlare, quindi... Dai, li facciamo bastare. Qualifica secondo posto, giusto ho mancato quel pelino per prendere la pole, però dai, alla fine la partenza poi è andata bene, ho preso la prima posizione. Primo stint, non mi ricordo manco quando sono uscite le virtual sinceramente, però boh, primo stint mica mai mi fa l'undercut, poi lotta subito lì alla ripartenza, un po' di ruota a ruota, tutto sommato però tutto regolare, niente di, di strano. Da lì mi accodo, recupero S benzina e poi ero in parte con Luigi, con Dilegge e J-Sport, che ringrazio infinitamente per l'aiuto di stasera, che... mi hanno consigliato di provare a superarlo, anche perché pensavo di averne di più, provare a superarlo e a metterlo fuori dal DRS. Purtroppo non ce l'ho fatta ed è uscita la, la prima safety car. Prima safety car decido di... non mi ricordo sinceramente se è uscito in quel periodo, se sto sbagliando qualcosa ditemelo. Rimango fuori, mi sembra, tutto regolare, prima ripartenza ottima. Riesco a dare lo strappo subito per metterlo fuori dal, dalla zona DRS, ero quasi già un secondo e 7, un secondo e 8. Poi... Aiei e Bradsworth, non si sa quello che è successo, poi sinceramente nel briefing vorrei capire il ritiro da Aiei e Bradsworth, stranamente puntuale quando io ho superato la linea del traguardo e puntuale in modo che Berillo, che stranamente era in parte con lui, potesse rientrare in box, però vabbè, mettere le soft, però vabbè, può succedere, sono coincidenze, io non dico nulla, poi vediamo dopo. Perdo il distacco che avevo accumulato, alla seconda ripartenza... riesco di nuovo a, a ricostruire qualcosa che poi viene vanificato di nuovo per l'ennesima volta da un altro ritiro, stavolta Mister X, sempre in parte con Luigi e Jacopo cercavamo di capire cosa fare, io ho deciso di rimanere fuori anche sotto loro consiglio, invece Luca, siccome sono rimasto fuori e ho tirato anche fuori con me tutti gli, i primi quattro che non ci siamo fermati, allora Luca ha deciso di rientrare, mettere una soft e provare il tutto per tutto. Alla fine ho dato tutto quello che avevo, tutto l'air, tutta la benzina negli ultimi giri per cercare di costruire quel gap, per cercare di rimanere almeno sul... Io pensavo di finire fuori dal podio, in realtà, anche, perché al penultimo giro, inizio dell'ultimo giro, c'avevo 2 secondi e 7 su Alesi, che era quarto, quindi avrebbero superato tutti, sarei finito quarto. Poi, tra Luca che mi ha aiutato, successo il delirio, sono riuscito a vincere, penso sia una delle gare, la gara più strana e più pazza che abbia mai fatto... da quando corro, cioè dal 2015, e quindi divertente, molto... certe gare, gare così certe volte fanno tornare voglia di correre, anche se magari non se ne ha, se si è un po' indecisi se continuare o no, e sono davvero belle. Molto bene, grazie Just, quindi passiamo a un secondo, una seconda posizione... di una gara pazza, altrettanto pazza, il buon Luca Flaminio, che salutiamo. Hai fatto, tra virgolette, con quel sorpasso su Z Pro Mauro, hai avvantaggiato sia Just e sia ti sei preso una seconda posizione che fino a quel momento forse sembrava un pochettino fuori dalla portata, perché c'erano comunque sia Cartista, Mickey Mai, che il buon Justin ne avevano un pochettino più di te, ma comunque tutto sommato hai fatto un grandissimo, dico grandissimo, ultimo stint, se vogliamo chiamarlo così.
Beh, non poteva essere altrimenti. Con una gomma così morbida non potevo non fare uno stint veloce. Sapevo già che sarebbero stati 8-9 giri da qualifica e tali sono stati. Purtroppo mi sono accorto troppo tardi che chiaramente nella foga del voler spingere, rimanendo spesso dietro alle altre vetture, negli ultimi giri il motore si era eccessivamente surriscaldato ed era il motivo per la quale non sono riuscito a superare subito la vettura di Zeta Pro Mauro. Quindi niente, poi all'ultimo giro sono riuscito nel sorpasso perché ho tenuto nel settore centrale per far scendere giù le temperature, nel rettilineo avevo la velocità che di colpo per un paio di giri mi ero accorto che mi mancava e non capivo il perché. Ho detto caspito, c'ho il DRS, c'ho tutto quanto, c'ho la scia, è possibile che siamo prima della metà del rettilineo e sono già piantato? Poi fortunatamente insomma le soft ovviamente garantivano la possibilità di tirare delle staccate in mani, quindi anche in trazione non ho avuto grandi problemi. Abbiamo rischiato dal muretto perché abbiamo avuto la chiamata, ha detto Luca rallenta un pelino per dare il margine a Just, ma non ci siamo accorti né che avevo il margine su Ganu e né che invece Alessi 3 secondi già li aveva, quindi non sarebbe servito. Ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Da un punto di vista della gara in generale devo dire che in quanto a gare pazze mi torna indietro quello che è successo ad Hanoi, dove andò tutto storto quello che poteva andare storto, adesso è andato tutto sommato tutto dritto quello che poteva andare dritto. Direi che ci siamo, non garantisco che a noi saremmo finiti primo e secondo perché non ce n'era verità, però almeno a livello di bilanciamento del karma ci siamo. Molto bene, molto bene. Quindi io facevo notare questo, che la seconda doppietta, anche se erano state in posizioni differenti, che fa la Williams quest'anno in Pro League, perché anche in Australia avevate fatto secondo e terzo, quindi siete anche per il costruttori potete essere lanciati verso la vittoria quest'anno, e quindi mi fa molto piacere ancora ritrovarvi qui. E arriviamo al terzo posto, Alesi. Io ti ho fatto i complimenti a non finire alla fine della gara. Raccontaci quello che è stato il tuo ultimo stint, perché è stato bellissimo. Sei partito sedicesimo, sei arrivato terzo. Ah, grandissima, grandissima gara. Ho scoperto la pista lunedì alle 2 di pomeriggio, quindi ero messo male forte, perché non sono riuscito a provare sti giorni, quindi è stata tutta una scoperta. La qualifica con la gialla era per prendere un attimo confidenza con quella gomma, perché non ci avevo girato tanto, sapevo che potevo fare un 9,5, che 9,4, ma sarei partito indietro, quindi ho preferito scaldarmi. Poi in gara sono stato bravo perché non ho fatto un errore. Dopo abbiamo diversificato il passo, ce l'avevo, abbiamo diversificato la strategia con Advance, in modo che ho fatto le rosse e lui la gialla. Quando uscì dalla safety car di Mr. X abbiamo fatto il contrario, in modo da aver coperto tutte e due le situazioni, perché al muretto ci eravamo comportati male le prime tre gare. E poi peccato che ho preso quei 3 secondi che col senno di poi, cavolo, mi è costato tantissimo per un sovrasterzo stupido su un cordolo, però va benissimo così. Cioè, se mi dicevano la quarta gara con i chilometri che ho fatto su sto gioco che facevo podio, bellissimo, penso televisivamente il sorpasso che ho fatto a Zeta Pro Mauro, e lì non se l'aspettava, gli ho fatto un manovrone che non se l'aspettava, non credo che l'ho toccato, penso che è partito da solo perché si è allargato. E niente, forza Ferrari, complimenti alla Williams per questa doppietta, tanta roba. Grazie. Portiamo a casa pure punti con Advance, che fa ottavo, e niente. Sono molto contento per come ho guidato, per come ho gestito la gara. Sono molto contento. Allora, per te. Matteo, se ci sta guardando. Quindi salutiamo Matteo anche noi. Per te, Alesi, c'è una domanda dal buondalino di Donato che ti chiede: prima una strategia destinata al fallimento con oltre 20 giri con le rosse, quando gli altri con le gialle ne avevano molto di più, e poi safety car con podio. Perseveranza con la strategia o lungimiranza? Abbiamo diversificato per coprire la gara, è stata pazza, c'erano tante safety, quindi abbiamo diversificato con... Io c'avevo tutte le morbide, quindi non potevo montare la seconda gialla, non ce l'avevo. Quindi abbiamo diversificato, è stata una scelta di team, quindi... Con le rosse avrei provato ad arrivare in fondo, perché dato che c'erano state un'altra safety delle virtual,
ce l'avevo ancora per farci parecchi chilometri. Le stavo gestendo quando si è schiantato Mister X. Io stavo gestendo le gomme, c'avevo ancora gomma, quindi ottavo, nono, cioè la posizione che avevo, forse da Dovizi che c'era una gomma un po' più fresca della mia, mi poteva dar fastidio, ma quella dove ero me la portavo a casa o ne perdevo una massima. Quindi per come si era sviluppata la gara, quindi sbagliata non tanto, sono stato, anzi bravo ad allungarla, che così quando è uscita la safety car con Mister X ho potuto pittare con l'ultima gomma. Perfetto, perfetto, è andato tutto perfetto. Molto bene, molto bene. Lore, se hai domande tu per i nostri piloti. Ah, ero curioso di sapere se Fleming sapeva delle penalità di Alesi, però ho sentito prima se non ne aveva parlato. Allora, non me l'hanno detto dal muretto, perché purtroppo da quando è crashato il live timing non hanno avuto più modo di avere tutte le informazioni possibili, e infatti proprio alle ultime due curve, quando ormai mi era rimasto solamente la pigiare il gas per arrivare in fondo sul dritto, mi hanno detto: Luca, vai vai vai, perché tanto non serve più, perché purtroppo probabilmente o in diretta, come ogni tanto capita in questo gioco, la comunicazione piccolina se la sono lasciati sfuggire e non l'hanno vista, quindi senza applicazione, senza niente, insomma si sono persi l'unica comunicazione di penalità che potevano vedere, e per fortuna è andata bene. Sarebbe stato un grosso peccato, anche perché insomma se spingevo non era un problema, invece ho rallentato apposta per creare il gap. Esatto, ho avuto la sensazione nel finale che stessi rallentando Alesi per non farlo andare nei zizi. Sì, assolutamente. Okay. Insomma, allora, visto l'ha fatto Hamilton, non lo può fare Flaminio. No, era per sottolineare il gioco di squadra, cioè, nel senso, assolutamente era una cosa positiva. Sì. Assolutamente sì. No, quello ne parliamo tra un po' di gare, visto che ne sono 22 e non ne parlerei adesso. Ma poi un'altra domanda ve lo fa Alesi pure, mi sembra che l'ha detto, ma con quella soft a un certo punto pensavi di arrivare alla fine o volevi fare le soste? Perché effettivamente ci devi fare. Non aveva più gomme, l'ha detto prima. Okay. Cioè non aveva più soft. No, non avevo più medie, quindi sì, vabbè, per la soft, però ci arrivavo, okay. Perché con purtroppo stavo seguendo la chat. Molto bene, molto bene. Quindi io vi ringrazio, vi lascio andare anche perché è mezzanotte 25, quindi dovete ancora fare il briefing con il direttore di gara. Ringraziamo sia Just che Luca che Alesi, e vi diamo appuntamento a questo punto il 17 in Cina. Come no? C'è un qualcosa da recuperare. E complimenti a Just, che è l'unico che con la gialla là davanti è riuscito a sopravvivere. Punti bonus. Va bene, grazie mille ragazzi. Non devo regalare nessuna sub. Guarda, io avevo detto, non so cosa augurarmi, se il bene del canale prendere una sub in più oppure il bene di Just e vederlo un'altra volta, magari andare a punti. Quindi sono sincero e ti dico questo. Volevo ringraziare il nostro ingegnere Mr. Crive, che ci ha dato una bella mano. Peccato quel tracker che è saltato, quindi ci ha fatto un po' penare, però lo voglio ringraziare, è stato fondamentale per il risultato di oggi. Molto bene, molto bene. Quindi grazie, grazie a voi. Andiamo a dire il risultato del Driver of the Day, che vi ricordo lo trovate su Telegram in Formula Italian Team Official Channel. Ha vinto il signor Fit Flaminio con il 41% dei voti, secondo il buon Mike Mai a 18%, e poi Just Loller al 14%, Alesi e Dadoizzi a pari merito a 9%. Quindi diciamo, Luca, sei stato votato anche per questo, ecco. È stata una votazione un po' postuma, secondo me la prossima volta conviene aspettare che finisce. Tocca la aspettare, gara prima di votare. Tocca aspettare, perché come ricordiamo il buon Lopez che aveva votato il povero Mike Mai, quindi può anche sortire in una gufata il voto. No, ma era tipo, stava tipo stravincendo Mike Mai e poi si è schiantato, quindi conviene aspettare che finisce la gara prima di votare.
Va bene, siamo in conclusione, quindi io vi ricordo giovedì la Master League con sempre il Gran Premio d'Olanda, quindi sintonizzatevi sempre qui in live su Twitch. Venerdì invece ci sarà l'ultimo appuntamento settimanale per la Prime League sempre in Olanda, poi riposo, ma l'unica categoria che non riposerà per i campionati di Formula Italian Team sarà la Pro League, che recupererà la gara di Cina, ovviamente solo gara, quindi 100% le qualifiche verranno tenute dalla gara che è stata disputata il martedì scorso. Saremo in Cina il 17 di novembre, quindi martedì prossimo, poi mercoledì prossimo ci sarà la Formula Europe, giovedì invece la Open. Io vi ringrazio Lore, che è stata alla mia spalla in questa gara pazza, quando ci siamo io e te, o c'è Raffo, secondo me sono io il problema, e per questa Pro League la commento io, succede sempre di tutto, quindi grazie mille Lore. La Pro League storicamente è sempre così andata. Comunque grazie a te, soprattutto grazie ai ragazzi in pista che ci hanno regalato una bellissima gara stasera. Grazie a voi. Grazie a voi, buonanotte. Andiamo in briefing, che c'è da parlare. E ringraziamo buonanotte anche il buon direttore di gara, Andrea Badolato, che è andato ovviamente a raccogliere le delucidazioni a caldo dei piloti nel party, quindi lo ringraziamo anche a lui, e ringraziamo soprattutto tutti voi che ci seguite tutte le sere quando andiamo in live con i nostri campionati. Vi ringraziamo tantissimo e vi ricordo, giovedì e venerdì sintonizzatevi sempre su Twitch, domani ci sarà la differita su YouTube di questa live della Pro League. Io vi do una buonanotte, un fortissimo abbraccio, ciao a tutti da Andrea Longagnani e ciao 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 da Formula Italian Team.